Dunque, dopo aver girato mezza Italia, nel 1880 Edoardo Scarpetta prese in fitto il suo teatro prediletto, il San Carlino. Il colpo riuscì a meraviglia. In poco più di 4 anni il nome di Don Felice Sciusciamucca diventò celebre, familiare. Era sulla bocca di tutti. Il successo artistico andò di pari passo con quello di Cassetta. Don Edoardo mise carrozza. Per Napoli fu un successo, si diceva Scarpetta ha messo carrozza, e quando lo vedevano per la strada, Sciusciamucca in carrozza, Sciusciamucca, e si gridava, viva Scarpetta, viva Sciusciamucca. Anzi, a questo punto vorrei raccontarvi un aneddoto, sì, un episodio. Lui con l'istruttore se ne andava per le campagne per imparare a guidare, aveva messo carrozza, quindi voleva avere lo sfizio di portare sta carrozza. Quando credette di essere proprio sicuro di sé, lasciò l'istruttore, eluse questa sorveglianza e se ne andò con la carrozza, vero, con questa carrozzella, per Napoli, per le strade di Napoli, a pigliarsi questi applausi su questo successo. Giovane, naturalmente, è compatibile, no? Arrivato a Toledo, oggi via Roma, andò a sbattere di fronte a un palazzo, poi si capovolse sopra una carrozzella, insomma, fece un disastro, insomma. Questa carrozzella che cadde con questo guidatore, si alzò, arrabbiato, la testa un poco rovinata, dice, a che diavolo, imparate a guidare! Don Felice, Edoardo Scarpetta, naturalmente l'ha battuta pronta, ma io questo sto facendo, disse. A quell'epoca risale anche la costruzione del palazzo a via Vittoria Colonna. Guardate fino a che punto la passione per la sua arte gli faceva vedere teatro dappertutto. Nel salone da pranzo, oggi affittato come ufficio, così fece affrescare il soffitto, con una tavolata di maschere d'ogni regione d'Italia, invitate da Sciusciamucca per festeggiare il suo ingresso di maschera tra le maschere. Ed ecco Pulcinella, ladro di una bottiglia di vino. In fondo aveva ragione, il successo era stato grosso, tanto che lui volle immortalarlo anche sul portone. La fortuna bendata guida verso la gloria Don Feliciello, mostrando con orgoglio la maschera della commedia. La speculazione edilizia imperversava anche in quei tempi e nel 1884 il piccone demolitore volle arrivare anche sul San Carlino. Fu un grande dolore per Edoardo Scarpetta, che però non si perse d'animo e, forte del consenso del suo pubblico, affrontò i teatri maggiori, Fiorentini, Teatro del Fondo, oggi Mercadante, e l'aristocratico San Nazaro. In quel periodo Scarpetta si adoperò per apportare sostanziali riforme nel modo di fare teatro d'allora. Come buona parte del teatro in lingua già faceva da anni, pure lui attinse al filone delle pochade e dei vaudeville. Le sue riduzioni sono a volte superiori agli originali, alcuni dei quali avevano avuto scarso successo perfino nel paese di origine. Lui non si limitava a tradurre, ricreava l'ambiente, i personaggi e spesso persino i risvolti della trama. Come capocomico, limitò le improvvisazioni diventate troppo lunghe e stiracchiate e riuscì ad imporre al suo complesso quella disciplina senza la quale non sarebbe stato possibile un affiatamento tanto armonioso come quello della sua compagnia. Quanto allo stile di regia, usò scene parapettate, finemente dipinte, costumi raffinati e costosi, mobili di scena di grande effetto, la recitazione divenne agile, più moderna, la mimica vivacissima, il trucco meno pesante. Pure Sciusciamucca ha subito un cambiamento. Non è più povero, famelico, infreddolito, si è rimpannucciato, veste elegante e quindi è diventato infinitamente più gradito al pubblico di allora, borghese, spensierato, con il cuore in pace e pieno di zucchero. La commedia di stasera, Le nepote de Lusinneco, deriva dal francese Le droit d'un nenné, tradotta dal Franceschini col titolo Una notte fatale. Raccolse insuccessi dappertutto. Scarpetta rielaborò il libretto originale e presentò la sua opera al pubblico che l'applaudì entusiasticamente per oltre 30 sere. Al testo non ho apportato cambiamenti sostanziali. Ho sfoltito qua e là, abolendo le ripetizioni e modificando il linguaggio a vantaggio dell'immediatezza
e della comicità del dialogo. Signoria Cartolina. Accattate la cartolina. Ma non mi servono le cartoline da tre ore. Dai, lasciaci passare, togliti dai piedi. Che è fatto? Voglio passare una sera. Veramente. È il tempo che non vengo a te. A mettere una tavola principesca. Vabbè. Sangue da bacca. È stata proprio una fortuna per me. Un nuovo sindaco mi ha fatto sapere che stamattina viene a visitare la trattoria mia. Naturalmente a me mi conviene la fare una colazione sciocca. Sciocca. Che fortuna. Ehi, che sono sti posati? Che si sono posati strani? E qua la giamiglia. Che l'argento animale! Va bene, va bene. Oh mamma mia, ma se non mi stavo attendo lo sindaco trovavi e posate stagna. Oh, e questo pannone di fiore che ha già fa? Ah, ti ha mettere la rete a quella luggetella, eh? Ah, hanno scusa rete o parapetto come una sentinella e aspetto. Quando i porica, signor, guardate il cielo come viene, tu piglia e mi ne giuro in capo sindaco. Vabbè, ha giù capito, va bene. Tieni a mente quando i ricchi, signor, guardate il cielo come viene. Va bene, va bene, va bene. Carmine, ti ha visto distrarre, ma conosci. Sì. Quando i ricchi, signor, guardate il cielo come viene. Va bene, lasciate fa me, non vi preoccupate. La giappa rimane a bocca aperta. Dice che sto nuovo sindaco che non mica assai re femmino. È stato buono che l'ha saputo. Ma così si matta in mano. Ricchi Capuria pensa così. Sei niente. A te. Fammi una. No! Non ci voglio venire a casa. Gumba! Che le faccio! Non strilla. Non strilla perché tu strilla, o non strilla, sempre stesse. Ma già mi sono capito nella varo munna e tannole! Ah! Gumba! 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 Gumba, ma scusate, forse sapete che è stato? Niente, Gumba. Cos'è niente, cos'è niente. Ma lavate che la canomma te ne chiù cara in coppa te. Se mi avesse acceso sarei stata meglio. Io, Pascalo Guerra, ho conosciuto il tuo paese. Ho capito essere stato troppo onesto e voi lo sapete, ma sono morte di fame. Dimane quando si sparge la notizia all'amico mio non mi guarderanno più in faccia. A me, fama scellerata che te voglio. Gumba! Gumba! E mo che rappresenta chi ha vita troppo quella che fa? No, non ti ho, beh. Io non ho già fatto niente. Sentite, Gumba, state mai a sentire. Sto sentendo. Stanotte, come al solito, stavo innanzi a casa nostra aspettando a essa che si ritirava. Quando si sono fatte due, ha già accostato il porto del casale e me ne sono trasso da rinta. L'olio era lampada si era consumata. Quando sono andata a campanella alle tre, sono rimasto oscuro. Io però stavo tranquillo, perché sai che ho sabato Pascale, torna tardi la fatica. Che sai com'è stato, mi ha pigliato il sonno e mi sono addormito. Quando tutto insieme, la gente si cammina in tua sala, io, poverella, mi pensavo che eri e ha gerito, uè, Pascale.
finalmente sei tornata. Non me ne firavi più, l'aspettà. Appiccia un fiammifero. Che invece non era frate, ma gumba, era un birbante. Che m'ha afferrata! Afferrata? M'ha vasata. Sì, s'ha vasata. S'ha vasata. Che è stato? Che è stato, vorrete gumba? Mentre strillava Pasquale è arrivata. Ma quando ha picciato fiammifero, birbante, già se n'era scappata. E se l'è corsa a priessa. Ma non l'ha potuto trovare. È tornata a casa. E mi ha dato tanta ammazzata che non deve più la forza di strillare. E mi trovo pendita che non t'ha già acceso. Babbo, come va? Andavaci di mettere più a paura. A fine non c'è stato niente male. Nuvasa. Nuvasa. Nuvasa a sora, ma. Nuvasa. Come se avesse avuto Nuvasa in capo. E per tutto oggi ha già trovato l'assassino. Non ha già potuto manca per lì perché stavo uno scuro. Ma non me ne incaricate, compà, non me ne incaricate. E ha già metto il paese sotto in coppa e sia sorto mo fango, c'ha. O si sposa mia sorella, o la cira compà, in coppa all'anime, mamma mia. Ah, non facete così, ma facete venire una cosa. A te, t'ha già detto camminare. Ah! Compà! 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 Che guai che ci passate. Compà, compà, voi facete un piacere a me. Oggi lasciate la cara, rinda a casa mia. Quando poi stasera vi siete calmati un poco, la porti stessa, va bene? Va bene, va bene. Quando sta con voi non trovo difficoltà. Grazie assai, grazie assai. E mo' mamma ha detto, con Mario Nucciagliolo che tutto si accorge. Io non saggio niente. Non sai niente. Stevo scuro. Stevo scuro, stevo scuro. Ha detto Pasqua, allumano fiammifero. E quella si è allumata. Compa, già da rinno, lasciatemi stare, già da pazienza. È meglio che me ne vaga a rinno, chi si sa sta piglia con me. Sto un gavvalenato, tengo valena a capo. Che bella cosa, bella manifestazione, eh? E che folla! È un affare serio. Io non posso camminare per questo paese. Illustrissimo, questo vi deve far piacere perché vuol dire che il popolo vi ama e giustamente perché voi lo meritate sotto tutti i rapporti. Un uomo come voi qui non c'è mai stato. Grazie tante, grazie tante. Ma che ringraziare, la verità. Voi avete un cuore nobile, sentimenti nobili. L'altro sindaco invece si faceva odiare da tutti appunto per il suo carattere superbo. Voi no, voi siete nobile, siete democratico. Grazie tante, segretario. Sono poco scocciante, però tutta l'adesione a folle, cioè, la popolarità, ma quello là l'avete notato? Quello là ci ha visto e si è voltato dall'altra parte, non mi ha dato nemmeno confidenza. Possibile, ma forse non sa che voi siete il sindaco, aspettate un momento. No, lasciate stare, no, a me non me ne importa, io non ci tengo. Ma ci tengo io però, che significa? Non fa niente. Adesso vado e ci parlo. Se non ci tenete voi, ci tengo io, eh? Segretario, se voi mettete paura, lasciate stare. Mamma mia, cadrette. Ma che paura? Che paura è che signore significa? Lui si deve inchinare. Un plebeo. Adesso, ecco. Ma mi dovete dire qualche cosa? No, niente, così per discutere, che significa? Vi volevo dire, ecco, questo sì, che quel signore là, vedete? È il nuovo sindaco. Ovvero? Lo sindaco nuovo? Scusate, eccellenza, io non ci avevo badato. Non ci avevo badato perché stavo pensando a certi fatti miei. A certi fatti che voi con Massino, che pure avessi va sapere. Ma non importa, non importa. Ci pensi solo, perché solo tengo coraggio e mi incarica questa cosa? Perché come cosa a me, non cosa a nessuna. E se ha da perdere non mi pasca la guerra, soprattutto oggi non ne vengo costrutta. Bacio le mani,
a vostra eccellenza. Pure a voi. Bacio le mani. Buona giornata. Vostra eccellenza. Per forza l'avete voluto stuzzicare. Ah, io ho detto lasciate stare, venite a capo tosto. Chi sa che sta pensando, te ne hai fatto su e chi avrà litigato con la famiglia, con qualcuno. Vabbè, sono affari che non riguardano voi, non ve ne incaricate. Dunque, illustrissimo, voi stamattina volete proprio pranzare qui? No. Che pranzare? No. Io sono venuto per vedere questa località. Ah, per respirare un po' d'aria buona. Eppure perché mi hanno detto che questa osteria c'ha un bicchiere di vino di primordine. Sì, mi dispiace. Io avevo fatto preparare un pranzo. No, avete fatto male. Scusa, un pranzo. Ma chi mi ha dato l'ordine? Io aspetto mio nipote da Milano. Ho fatto preparare al cuoco certe squisitezze. Ah, bravo, avete un nipote. Io tengo un nipote e una nipote. Ah. E se vi dico una cosa, voi non ci credete. Ma vi pare? Tengo un nipote e una nipote che non conosco, perché non le ho mai viste. Oh, questa è bella, è come, scusate. Se... Sediamoci. Sì. Ci riposiamo. Grazie. Pure un po'. Allora. Dovete sapere che mio fratello Ambrogio, da giovanotto, povero figlio, si innamorò di un'insalatara. Capirete che io non lo voglio vedere. Ma la verità, un'insalatara. No? E siamo stati in urto per circa 7 anni. Durante questo periodo mio fratello ebbe 2 figli da questa insalatara. Un mascolo e una femmina. Però, poi con l'acqua alla gola, perché la famiglia cresceva, la miseria, venne da me per fare pace. E che volevo fare? Vabbè, io lo lasciai nello studio. Dico, mo vengo, ma vado a vestire, andai in camera mia. Questo mio signore che te conviene. Apro diretto la scrivania e si piglio 40.000 franchi tutti i titoli all'attore. Possibile, vostro fratello. Mio fratello, si piglia insalatare e se ne andò a Milano. Io non lo volli più vedere, però seppi poi che tornò. Poi se ne andò un'altra volta perché Anzalatare morì a Napoli. Ah, morì. Dopo 3 anni poi morì pure lui a Milano. Ah, a Milano. E i 2 figli dove sono morti? A nessuna parte. Io ve l'ho detto. Il figlio, il mio nipote, deve arrivare oggi. Ah, già, scusate. Mi ero lasciato prendere dalla mortalità. Ero voluto volere. Adesso aspettate il nipote maschio, è vero? Sì, precisamente, il quale rimase a Milano e ha studiato e ha fatto profitto. Conosce non so quante lingue, una volta mi ha scritto in inglese, un'altra volta mi ha scritto in francese, in tedesco, un'altra volta mi ha scritto in siciliano. Ha fatto molto profitto, ha studiato assai. E la femmina? La femmina, per carità. Sì, seppi che suo padre l'aveva lasciata in un educandato da queste parti, vicino a Castellammare, sì, ma io non la voglio vedere. No, mi scrivono continuatamente, come hanno saputo, che io sono lo zio, biglietti, supplica, cose, dicendo che è incorreggibile, che non vuole studiare, che è ribelle e che se ne vuole uscire dall'educandato. Ma potete essere sicuri che se la viene in capo di venire da me, lo faccio tagliare i capelli, lo faccio passare su e la chiudo in un convento. Eppure io dico che se l'arrivate a vedere... No, segreto, abbiate pazienza, lasciate stare, non me ne ha parlato. Che l'ha pigliato lo sangue alla mamma? Che l'è una insalatarella purissima. Appena arriva mio nipote felice, lo metto in possesso di tutti i miei beni, a esso manca un centesimo. Quello che fate voi sta ben fatto. Volete chiamare questo padrone? Sì, subito. Ehi, padrone, qualcheduno, loco, tavernaro. Comandata, che volete, chi è? Chi è? Come chi è? E qua sta il sindaco. Il sindaco? Sì. Eccellenza illustrissima, mi dovete perdonare se non sono uscito a tempo. Stavo appunto preparando tutto per vostra eccellenza illustrissima. Bravo. E chissà, aspettavo tanta fortuna. L'albergo, l'osteria e tutto quello che tengo lo metto a disposizione dell'eccellenza vostra. Bravo. Perché siete un uomo core, facete bene a tutto quanto e perciò... Signor, guardate il cielo che mamena! Ma che fa? Che mamena il cielo, che mamena? Come che mamena? Va bene quello che meritate.
Tutto il paese mi porta in grande mano. Un sindaco come voi non l'avevo mai avuto. E io che vi posso dire? Signor, guardate il cielo come meno. Ma che meno sto cielo? Porciuscola, chi le si è addormuto l'angoppa? Noi siamo povera gente. E quello che possiamo fare, facciamo. Ma tante volte si accetta il cuore. Oh, panziere! Signor, guardate la cielo, che va bene! Uzz, passano noi, che l'ha ammanato là sotto. Signor, signor, guardate la cielo, che va ammanato. Guarda! I fiori, ha mandato i fiori, bro. Hai visto, segretario? Il cielo ha mandato i fiori, favorito. Grazie, ma grazie. O cielo, i fiori l'ha mandato alla dreta, però. Ah, già da pazienza, eccellenza. Io ve li volevo fare cadere in testa, ma poi Geritta può darsi che si piglia collera. No, no, io faccio pure, se no mi devo pure panare in capo. Sei troppo buono. Donna vostra, è dovere, illustrissima, è dovere. Dunque, eccellenza, vi piace mangiare qua fuori? No, 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 che mangiare? Noi siamo venuti per assaggiare il tuo vino, che mi hanno detto che è molto buono. Qualche cosetta per appoggiare il vino. Però non voglio mangiare qua fuori, sai, sono conosciuto, mi dispiace. Non c'hai una stanzetta separata. Tutto quello che ordinate, illustrissimo. Favorite, eccellenza, accomodatevi, eminenza. Ma sono cardinale, ma... Salvatore! Vieni qua. Comandate, eccellenza. Siete sta ammasciato, vai a palazzo. Va a rubare. A dove? Vai a palazzo, è ammasciato. Vai a palazzo e domanda se ci sono notizie, se mio nipote ha fatto sapere qualche cosa, se ritarda, se, so, se non è partito o se è arrivato e me lo fai sapere. Va. Sì. Va bene. Non te sto no, come fai sempre. No, 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 non signore, no, no, no. Va. Non ha capito, non ha capito. Comandate, eccellenza. Gerit, a calo sta male. Sì, sì. Ti ho detto, vai a palazzo. Sì, va bene, va bene. Calama, non da facci in tempo. No, 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 sì signore. Ma io, sto povero, per 3 anni di seguito si è giocato una quaterna e non è uscita mai niente. Quindi, 2 settimane fa, non sai un po'. Paff, ti sono lasciato tutti e quattro. Se mi sei rimbambito. Certo, povero uomo, ha ragione. Insomma, qui, oggi mi sono io in dalla gabbia, ma sì. Salvatore! Vieni qua, vieni. Comandante. Ho fatto sapere il fatto dell'acqua terna. Uno, 21, 50, 83. Chi la momo? Io ho un ordine, vero? E lui risponde, 21, 50, 83. Va, vai a palazzo. Va bene. Va. Segretario? Sì, sì. Andiamo, va. Andiamo ad assaggiare questo vino. Vediamo se è vero quello che si dice. Sì. Se è buono. Se è buono, diventa più buono. Mocca a vostra eccellenza. Vabbè, sì. Se è buono mocca a me, mocca a te. Mocca al segretario. Certo. Mocca a tutto quanto. Buono per tutti. Chi è? Che volete? Venite acca. Venite acca. Io? A quest'ora non s'arrio guardia municipale, s'arrio no principe. Per 3 anni me l'ha giocato sempre. Scusate, tengo sinne cavieri. E chi s'arrio stato sinne che affronta a me? Poi cannui, nuvile, un pelo. E io s'arrio stato nutrava. E beh, che volete fare? Ma isse è nutrava e voi siete nubile. Io cielo a così ha voluto. Ma perché? 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 E perché 1, 21, 50 e 83. Vuoi che sto mi faccio pazzo pure a me? Tutti e quattro, 21, 50. Silvia, vieni.
Qua non ci sta nessuno. Non ti mettere paura. Mamma mia, il cuore mi batte con bacche. Me ne voglio tornare al collegio. Ma perché tanta paura? Allora vuol dire che non mi vuoi bene affatto. Che non credi a quello che ti ho detto. Che insomma non senti affezione per me. E se non sentissi affezione per te, non avrei fatto quello che ho già fatto. Ma allora non fare così. Coraggio. Se no mi fai avvilire più a me. E statemi bene. Devi capire il mio stato d'animo. Non è stato facile per me fuggire dal collegio. E siamo scese come al solito in giardino. Chi rideva, chi pazziava, chi leggeva, chi faceva mazzolini di fiori. Tutte le compagne mie stavano in allegria. Su lì io tremavo come una foglia e sudavo freddo pensando a quello che aveva fa. Zitto, zitto, mi sono nascosta dietro un albero. Per fortuna, guardiano e ghiuta a catano sigla ad abbaccare l'impetto. Io ho colto l'occasione e me ne sono scappata. Ma mi devi credere però. Io per la strada correvo e piangevo. Sono stata 12 anni chiusa là dentro. Quella non era una direttrice, era una mamma. E quelle per me non erano compagne, erano sore. E io l'ho già lasciata così, senza darle l'ultimo bacio. Mi pare che questa sia una prova che io sento affezione per te. Hai ragione, Silvia mia. Ma non dubitare, io ti voglio bene assai. E ti renderò felice. Vada però, che dobbiamo fare tutto quello che abbiamo stabilito. Tutto quello che ti scrivette ieri di intalette. Ah, sì, signore. Eccola qua. E che dice? Domani fuggirò da questo luogo e verrò da te come tu desideri. Ma ricordati che devi prima accompagnarmi da mio zio, il sindaco di Pozzano. Tenterò tutti i mezzi per farmi perdonare da lui. Ma se non mi vuole ricevere, se assolutamente non mi vuole più riconoscere, allora verrò con te a Napoli, dove spero che manterrai le tue promesse. Hai capito? Sicuro. Farò tutto quello che vuoi tu, bellezza mia. Quando zio mi avrà perdonato, dopo un paio di giorni, ti presenti tu e sposammo lesto lesto. Perfettamente. Se invece tuo zio non ne vuole sapere, qua tengo tutta la roba mia. Ce ne andiamo a Napoli, a casa di mia madre. E là ci sposeremo. Mo mi vuole informare questo sindaco dove sta di casa. Ma prima voglio posare un momento ste valigie. Ti voglio fare riposare un poco. Ah, qua ci sta un albergo. Albergo dell'Allegria. Benissimo. Ehi, qualcheduno? Albergatore? Albergatore? Eccomi qua, chi è? Io mi chiamo davanti e voi mi rispondete alle spalle. Beh, stavo nell'osteria perché l'albergo e l'osteria sono tutte una cosa. Voi siete l'albergatore? Sì, signore, comandate qualche cosa. Sì, una stanza per poche ore, perché partiamo subito. Poche ore? Sembra una giornata pagata. Quello che volete voi, purché faccio riposare mia sorella. Quella è sorella, Lalla. Sì, signore, sorella, Lalla. Va bene. Carmoni! Che comandante? Accompagni il signore alla stanza numero 3. Va bene, va bene. Pigli e valigia e porta la via. Sì, sì, sì. Signore, venite a piazza mia, che sta parte? Dove? Va, Silvia, riposati. Io non mi informo dove sta sto sindaco. E poi ti vengo a pigliare. Forse ci vanno imbrugliare. Fratello e sorella. Se credono che siamo pacchiani. Siamo scemi. Albergatore, sapete cosa c'è di nuovo? Adesso invece di pagarvi, vi piglia a schiaffi. Uè, perché? Ma come? Dovete sempre malignare. Sta a vedere che non possono viaggiare un fratello e una sorella. Come no? Fratello e sorella. Lalla. Vabbè, ho capito. Tenete, queste sono 5 lire. Fratello e sorella. Ehi, padrone, e che avete fatto? Quello vi sta chiamando. Oh, scusate, segreta, vengo subito. Facciate pace. Uè, caro Alfonsino. Uè, Achille mio. Come mai da queste parti? Ma per certi affari miei particolari. E tu come ti trovi qua? Mio caro, io oggi non sono più quel giovane scapestrato che tu hai conosciuto a Castellammare. Oggi tengo un posto importantissimo. E che posto? Sono il segretario del sindaco. Il segretario del sindaco? E quale sindaco? Oh bella, il sindaco di questo paese, il barone Don Ciccio Sosciambocca. Possibile? E tu sei segretario? Io, sì. Ma perché credi? No, niente. Allora tu mi puoi dire dove abita sto sindaco? Oh, sicuro. Io abito con lui. Ma perché lo vuoi sapere? No, perché... Alfonsì, io ti dico tutto. Ma tu mi devi promettere di non dire niente a nessuno. Ma ti pare? Devi sapere. Sì. Io faccio l'amore appunto con la nipote di sto sindaco. Oh. La quale stava chiusa dentro alle ducandate Castellammare. Oh, no.
3 mesi fa, appena arrivato alla villa che teniamo a Castellammare, l'ho vista che passeggiava dentro il giardino. La finestra della camera mia affaccia sul giardino del collegio. Che ti devo dire, amico mio? Me ne innamorai talmente che tu non puoi credere. Ogni giorno le scrivevo una lettera e la buttavo dentro un'aiola. E la risposta, quando era la sera, lei me la faceva trovare sulla strada, perché la passava da sotto il cancello. Oh, la risposta la passava sotto? Bravissimo! Mo stamattina se n'è scappata da là dentro. Oui, oui, oui. Tu che dici? E la tengo con me. Povera giovane. Prima di venire a Napoli con me, vuole vedere suo zio e tentare tutti i mezzi per farsi perdonare. Niente, 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 amico mio. Cerca di farlo a sto pensiero, per carità. Ma perché? Perché lo zio non la vuole sentire nemmeno nominare. Poco prima questo mi ha detto: se mia nipote si permette di venire da me immediatamente, la faccio tagliare i capelli, la faccio passare solo, che sa, ah, e la chiudo in un convento. Niente di meno. Questo ha detto. Questo ha detto. E tu mi consiglieresti di non farla presentare? E se capisci, se no è peggio. Se capisci, ha detto che... Ah, senti, senti, ha detto che tutta roba su, mo me ne ammendo, la deve lasciare a suo nipote Felice, che stava a Milano e che stamattina lui deve arrivare qua. Che sacci che lo deve mettere in possesso di tutti i suoi beni e alla nipote mancano un centesimo. Guarda, ha fatto proprio così, guarda. Mancano un centesimo. Ed è una cosa ben fatta questa. Lo so, ma che ci vuoi fare? Intanto vedi che cos'è la fortuna. Chi stiamo arriva sto Felice da Milano e lo zio, senza che lo conosce, senza che l'ha visto mai, o fa padrone di tutta roba sua. Fammi rinda, va, sennò può essere casa figlio collar. Chi? O sindaco. Il sindaco sta là dentro. Ehi, si sta mangiando una gustata e sta bevuto già non li tre vinde. E che ne dici? Se in questo momento che vedesse la nipote? No, non ci pensare nemmeno. Io sono sicuro che si muoveresse, la faccia tagliare i capelli, la faccia passare solo e la farebbe chiudere in convento. Io so come la pensi, hai capito? Guarda, se tu la vuoi bene veramente, pigliatella e portatella a Napoli, state buono. Sì, ma senti, prima di fare una cosa... Questo è il mio consiglio, pigliatella e portatella a Napoli. Va bene, ho capito, ma pigliatella e portatella a Napoli, se no forbici, rasoio, convento, state buono, state buono. È bravo. E guarda che bella informazione che ho avuto. E mo se lo dico a Silvia, quella certo non lo credo. Ci credo, perché la gente si stessa. Ah, stavi qua. E già che hai sentito tutto, dimmi, che vuoi fare? Andiamocene a Napoli, sentami. Quello, sia pure che stai qua, siamo rovinati. Hai sentito? Ti piglia e ti chiudi in un convento. Tu aspetta qua, io mo vado a pigliare una bella carrozza e ce ne andiamo. Hai capito? Va bene, faccio quello che vuoi tu. Io mo vengo, eh. No, 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 no. Prima di andare a Napoli devo tentare tutti i mezzi per parlare con zio. E se potesse... Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, ma voi vedete che guaio che ha già passato stanotte. Ieri sera arrivai a Castellammare, roppa un viaggio di 27 ore. Tenevo fame, sete, trovai una taverna, mi imbazzai e mi facetto nuovo nuovo. Mi sono suonato vino a di mannaia, ne scusate, per andare a Pozzano. Io tavernaro, ah, Pozzano, sì, da quella parte, però, badate, è una bella camminatella. E si facette una risata. La serata era buona, io tenevo genio di camminare, pure per schiarirmi un po' con la mente, sapete, o vino aveva fatto l'effetto suo, e insomma, e che può arrivare? A camminatella, a camminatella, ma la giornata, ma la camminatella, camminai che un'ora e mezza. La notte era scesa e vi dico la verità, io mi mettevo un poco a paura. Anime di papà e mamma mia, aiutatemi voi. Dicendo questo, mi trovai davanti a una casala con una sengatella aperta. Entro per domandare almeno dove mi trovavo, ma subito mi sono disafferrata alla mano morbida, morbida, e poi una vocella così aggraziata mi ha detto: Pasqua, finalmente sei arrivata, appiccia un fiammifero. E io che saccio, o è stata o vino, o che è stata. Ah, o fiammifero si è appicciato veramente. Io me l'ho abbracciata,
e me l'ha già vasata. Che ella si è mise a strillare, è trasuto frate. Chi è? Chi è? Chi c'è sacca a dinta? Mi voglio mangiare cuore io. Per scappare già aperta una porta, era un'armadia. Poi finalmente ho trovato la porta vera e mi sono mise a correre. E curre, 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 curre. E curre. Sto curando a stanotte. Allora, tengo una gola arsa, una sete. Se potesse avere un bicchiere d'acqua, qua c'è sta osteria, mo domando. Vediamo. Oste, cantaniere, qualcuno, per favore. Comandate. Ah, per favore, scusate. Se potesse avere un bicchiere d'acqua. Acqua. Ehi, acqua. 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 Ecco, acqua non ne abbiamo. Se volete un buon bicchiere di vino, ma posso servire. No, 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 per carità, no. Io volevo acqua. E acqua non ne tenemmo. Se volete bere, venite da questa parte. Guardate, guardate. Passata la grotta, trovate la strada nuova. Camminate sempre lì. E faccio, trovate la fontana e va bene. Ah, va bene, grazie tante. Prega. Oh, scusate. Ditemi una cosa, sta lontana sta fontana? Eh? 3 miglia. 3 miglia? Sì, e a dove? Io non faccio neanche 3 passi. Proprio, sapete che volete fare? Mi portate un mezzo litro di vino e una pagnottella. Ah, già capite. Ma volete fare a zuppetta? Ma voglio fare a zuppetta? Va bene. Carmine! Carmine! Eccomi qua. Patrono, come andate? Porta a me soli 3 vini e una pagnottella. Va bene. Assettate, signori, assettate. Grazie tanto. Va già fa provare un vino che non l'avete mai assaggiato. Lo so, lo so. Da queste parti si fa vino buono. Ecco, il vino e la pagnottella. Grazie. Momento. Mega che ne capite assai. Signori, provate sto vino e decidete la verità. Con me? E aspetta, fammelo assaggiare, un momento. Assaggiato. Oh. Oh. Ah. Ma si sente proprio l'uva in bocca. Chi sta vino come l'ha fatta mamma? Certo. Cumba! Che? Cumba! Cumba! Prima amare la contendenza. Che è stato, compa? Facitemi assettare poco, già te facite. Ma assettate, prendiamo che la da sera. Scusate. Signori, permettete? Prego, prego, accomodatevi. Un momento che mi sei. Compa, guarda me. Compa, che sta? Compa, ha già avuto rinde in mano a chi lo galiote stanotte. Signori, si sta scopando. Signori! Signori! Signori, vado! Ah! Non lo ma che è stato? Niente, niente! Mi avevo fatto il boccone un poco grosso. Facete le chioppaccerine! Compa, veramente! E allora sta? Deve arrivare oggi e si deve presentare allo zio. E lo zio, sapete chi è? Chi è? Usin Camberzona! Compa, sentite a me, a secondamma. Chi sta ad essere un povero giovane malato in irva, nevrastenica, a secondamma? La faccia è angaiata, hai visto? Hai dritto buono, compa. Scusate. Compa, è come l'avete appurata? Compa, è stato cielo. Poco prima sono chiuso a casa e in terra, vicino Lietta, ha gettato sto portafoglio. Signori, calmate. Signori, andate pazienza, andate pazienza. Solamente suo può essere. L'ha già aperta e ci ha gettato 2 lettere rosia. Dice che si deve presentare a lui il giorno 25 agosto. Oggi 25 novembre. Dunque, oggi ha da arrivare. Poi ci stanno 15 lire e sto biglietto di visita. Si chiama Felice Ciosciambocca. Già, Osinnega, così si chiama, così si chiama Osinnega.
Compa, ma avete visto buono? Visto che cosa è? Leggete voi stessi. Ma io non saccio leggere. Mamma mia, già da pazienza. Eh? Qua come dice? Avete visto che non è essa? Non signore, qua che sta scritto? Felice so sciamoc. Avete visto? Compa, e mo che pensate fa? Che pensi fa? Mamma va a piazza sotto Palazzo Rosin che non mi muova. Appena arriva un nipote, uno dei due. O si sposa mia sorella, o li chiama una curtollata in da panza. O si sposa mia sorella, o li chiama una curtollata in da panza. Dici da buono, compà, a così son barna rispetto ai figlioli onesti. Chi si sente male? Signore! Signore! Che è succede? Signore! No, niente, niente. Stavo leggendo la tabella dell'albergo. Albergo dell'Allegria. Albergo dell'Allegria. Albergo dell'Allegria. Allegria dell'allegria. Come sta allegro, signore? Compà, ma voi volete la combinazione? Nipote Rosinaca. Pensate che Osinaca si è chiamata Nannina e ha voluto sapere chi è. Ma perché Osinaca dove sta? Sta lì. Sta provando nuovi nemici. Ove? E mo sa che fa? Che facile? Mo trase purie, senza che se ne accorgia, ma mette appresso esso come una sentinella. A darlo buono, nipota! Sicuro! Riuscite buono, compà! Compà, trasiglia! Mi che la canaglia non la posso chiudere! Oh, canaglia a canaglia, compà! Bello, compà! Bravo, compà! So canaglia! Voi vino ne volete giù? Sta filando? Quanto pago? 11 soldi! Panata tarantella! Questi sono 12 soldi. Un soldo per voi. Grazie assai. Scusate. E io come faccio? Come faccio? Come mi presento più da mio zio? Quello scritto che mi voleva mettere in possesso di tutti i suoi beni appunto perché aveva saputo che io ero un giovane onesto, sì. E seppure questo fatto è capace che lascia tutto a mia sorella, la quale non ne ha bisogno perché vive ritirata. Io mo mi potrei presentare da mio zio, sì, ma come mi presento? Ci sta la sentinella vicina. E che faccio? Aspetta. Voglio scrivere un biglietto. Sì. Dure, oi. Dunque. Amato zio. Colgo l'occasione che un amico si reca costà. Amico. E vi scrivo questo biglietto per farvi sapere che mi trovo in letto con una forte febbre. E ja, freve tengo. Spero fra 8 giorni di potervi abbracciare, vostro nipote Felice. Oi. Oui. Scusa Ballò. Decide, signore, sì. Aspetta un momento, se sì, mi puoi fare questo piacere, eh? Un momento che scrivo qua sopra. Aspetta. Ah. Osino che sta alla dinta? Sì, sta rinta, sì. Ah, e allora se gli puoi consegnare questo biglietto? E chi ce lo manna? Chi ce lo manna? E ce lo manna, ah? Ce lo manna. Chi? Sì. Come chi ce lo manna? Chi ce lo manna? Chi ce da mannare? O biglietto? O nipote? Ah, un nipote che sta a Milano, capito? Ma ha cercato piacere e portare su biglietto o zio. Va bene, va bene. Non si poteva muovere da Milano, proprio non poteva. Sì, allora sono venuto qua e niente, portato. Dunque, io me ne vado, mi raccomando. Non dubitate, signore. Io non so che ci sta scritto in quel biglietto. Non lo sapete? No, non lo so perché... Non lo so, che mi metto a leggere i biglietti degli altri. Tra zio e nipote si dicono delle cose. Che c'entro io? Io sono un amico e basta, hai capito? E non mi importa, che mi importa a me?
A me non mi importa, hai capito? Signore, manca a me, hai capito? E tu guardi, e che guarda fa? Con quella faccia guardi. La faccia che non esprime niente. Una faccia da scema e guarda. Ma quanto è bello, signore. Ma certo mi busco una mezza lira. Wills, a domani. A buttare stupidetto sindaco. Bravo. Vai a portare un biglietto al sindaco senza sapere che dice. E se ci stanno scritti insulti, male parole, che vuoi passare un guaio? Voi che decido? Fammi vorrei. Sì, vorrete, per carità, signore. Oh, mamma mia! Che è? Ma faccio colazione, pranzo e cena. Ma perché, perché? Ma come perché? Qua dice, signor sindaco, voi siete una rapa. Ah! E avete voluto essere sindaco per rubare. Sta scritto qua, Perché siete un marioncello, hai capito? Mamma mia! Ehi, mamma buscava sta mezza lira. Va bene, dinte, non di niente, so. Atti, una rapa manca la bocca, ma n'accide. Signore, grazie, grazie tanto. Ma si n'era per voi. Mamma mia bella, che paura. Ha già fatta pensata, caspita. Mio fratello arriva tra 8 giorni. Si zio non conosce né a me né a isso. Mo ti faccio a bere che con vino. Ah, mia moglie, ma Catarina, io te lo ho già passato, Catarina mi ha abbandonato, ha già passato, e tutto perché? Per mi accombrare un sicario, non ci fosse mai aiuto, mai, Catarina, aiutami, Ma sentite male? No, grazie, niente troppo buono. Stavo parlando con mia moglie Caterina. E dove sta? Come dove sta? Sta là, in cielo. È morta da 2 anni. Volevo tanto bene, volevo. Quando mi succedeva qualche disgrazia, essa cercava di darmi coraggio, mi compativa, mi asciugava il lacrime. Ma perché, scusate, ma avete avuto pure qualche dispiacere? Un dispiacere grosso assai, una rovina. Dovete sapere che io sono il custode dell'educandata che sta a Castellammare. Stamattina, con mio solito e figliolo, sono calata in giardino per passeggiare. Io mi sono aiutato a comprare nosicari dal tabaccaro di rimpetto. In questo frattempo, niente di meno, un'educanta se n'è scappata. E fra le altre cose ci si sono a scappare? Giusta nipote Rosinca, capito? Tengo ragione di chiagnere, sì o no? Ma non è una gran cosa. Io non sapevo che era successo. Come? Che le vuole una figliola a me? Hanno detto che l'ha giurata braccio forte. Ma lo capite che i passi nuovi, che me ne cacciano. Che sto so tutto cusarelle e niente. Faccia la disgrazia che ci passatia. Questo è nato disgraziato. A voi se ne è scappata una, a me se ne scappa in 4. Saluto, 4. E la vita passata liscia. Liscia, ma stavo pigliando la morte. Sono stato 8 giorni senza parlare. E mo sono rimasto che quando è la notte, dormo con un occhio chiuso e nato aperto. Quando ha da essere brutta la notte, chista? Capite? A me mi ha toccato tutta la nervatura. Avete ragione, avete ragione, ma scusate. Voi poi niente meno ve ne facete scappare quattro. Erano 3 anni che me l'ha carzato. Già, è una saffazione. Ogni settimana me lo avevo oppa la bocca, perciò da allora. Che ho deciso? Quando fui 15 giorni fa, mi ero scucciato. Dicetto, vattene, non me ne voglio incaricare giù. Quando fui o sabato. O sabato? O sabato, bell'omma mia. Che sto su cose lasci pazze. Quando fui o sabato, pa! Tutte e 4! Che cosa? 1, 21, 50 e 83! Ma voi parlate di 4 numeri? Sì, signore! Ma tu sono uno schiaffone, vero la vera? E mi credevo che parlavi di 4 figlioli che se ne erano scappate e chi le se ne venne 1, 21, 50 e 83? Casi si imbroglia la faccenda, si fa una denuncia in questura, e mi trovo imbriacato e mi sarà un broglio che mi può mandare ritto ritto in galera e sto morto fresco se ne venne 1, 21, 50 e 83. Mannaggia prima mamma, la pro mamma, la stramamma e tutte le mamme, le pro mamme e l'arme mamma, da va! Ah, le mie mogliere, ma Catarina, io te lo devo venire. I miei mi vengono la mia cava. E come parlo bello, io a quest'ora sarei un principe, sarei padrone 60.000 pezzi.
a proposito, che sia lettera rosina che l'ha trovata a palazzo e mo a se stracciano. Mo vedim si faccio colpo. Con i pane d'Achille sto bene. Achille, questa scena sarà zizio. Coraggio! Chissà se chi l'usce mi la rata la lettera e chissà se zio che ha detto. Oh, sta nascendo qua fuori. Grazie, ti ringrazio assai. Ho passato un'ora veramente divertita. Vostra eccellenza mi ha fatto un gran onore. Se mi promettete per un'annata volta lo faccio trovare il locale completamente rinnovato. Ah, certamente che te lo prometto, perché tirano un bicchiere di vino veramente squisito, buono. Bontà vostra, eccellenza, bontà vostra. Segretario, dite. Io non ci vuole riamannare un barile a casa, che papà non sapesse aprire la collera. Ah, e se capisce. Sa che vuoi fare? Mandalo a casa mia, io poi ce lo mando a lui, se no si offende. Va bene, va bene. Ma scusate, voi venite appresso a me? Sì, signore, eccellenze, perché vi voglio bene assai. Adesso mi fa piacere, ma capirai, portare uno appresso insomma, dà una certa soggezione. Dunque, tu ti chiami Nannina, eh? Sì, eccellenze, sì, signore. E la comarella mia, serva di vostra eccellenza. Brava, brava, sei proprio una figliola aggraziata. Grazie, eccellenza. No, segretario, senti, io sì. Vorrei andare, sapi? E voglio a stazione a vedere se è arrivato il treno a Napoli. Certo. A quest'ora mio nipote Felice avrebbe staccato. E io sto qua. Forse si sarà dovuto trattenere qualche poco a Napoli. Allora andiamo, va. Sì. State va buono. Grazie. Signori miei, scusate, sapete dirmi il sindaco chi è? Come chi è? E adoro una sentita. Io posso una zuppa e pesce. Voi? Sì, io, perché? Signor sindaco rispettato. Ma non vi dice niente questa stretta di mano? Il sangue? Non vi dice chi sono? Aspetta, il sangue? O sangue? Tu forse sei... Il vostro nipote Felice. Il vostro caro nipote! Ah, qua, un abbraccio! Sangue! Oh, che piacere di me! Cosa bella! E tu certamente sarai stanco, eh? Vi pare? Vengo da Milano! Ma è da Milano! Ma è da Milano! Che è, segretario? Che sa? Niente. Vi sentite male? No. Forse un vino va fatto? No, vi giuro. Ho sentito un lamento. Anch'io. Ma chi lo sa? Già, viene da Milano, da Fusici d'Avrida, che bel giovane, e che bella salute. Che bella presenza. Caro Felice, eh? Che bonito. Niente. Ho sentito. È vero? Sì. Forse saranno beccacce, sai, da queste parti, invece stanno dove. Caro Felice, tu sarai padrone di tutta la mia roba. Mamma mia! No, queste sono civette, queste. Ci stanno in civette anche questa parte. Sì, signore, eccellenza. Proprio il pianto della cerimonia. Te. Tu sarai padrone di tutte. Mo' ci andiamo. Andiamo alla villa, dove ho fatto preparare per te un magnifico pranzetto. E viva un potere sindaca! Eccellenza, scusate, a palazzo ci trovate questa lettera per vostra eccellenza. Ah. E siccome a coppa c'è scritto di premura, così ve la do. Ma scalzo! Ma che ci sono così? La gente sarà a botte. Mi hanno fatto un verbone. A voi? Chi si sono scognizzi? Ma voi ci hanno mandato una cosa pure a voi. Onorevole signore, verso le 8 di questa mattina vostra nipote Silvia è fuggita dalle dogandate. E non abbiamo ancora avuto notizie. Cercate con la vostra autorità di rintracciarla, la direttrice. Bravo. Tanta volta l'ha detto finché l'ha fatto. Ma fa piacere. Così non mi scocceranno più con lettere, biglietti, suppliche. Io non ho che un solo nipote e si chiama Felice. Questa Silvia non la conosco, non la voglio sentire nemmeno di nominare. Sì, perché fa disonore al nostro cognome. Fa disonore. Andiamo, vai. Evviva la madre Silvia, evviva Silvia!
quando si parla la dita. E questi sono di mia sorella Silvia. E con tutto che mia sorella mi combina questo servizio. Ah, si potesse. Benissimo. Cara sorella, mo te faccio vedere io che te sappo combinare questo fratello. Quanto è simpatico nipote do sindaca, da stamattina che è arrivata. Ma ha fatto stuna talmente che io non conchiudevo niente più. Ah, potendo una maniera, una voce così aggraziata che non si può credere. E per servire a tavola ha girotto due piatti in un bicchiere. Posso dire che femmine fanno perdere la capa all'uomo? Ci stanno certi giovanotti che ci fanno perdere la capa e gamma e tutto cosa. Ah, eccoli qua. Avete, bravo, grazie, sorella, grazie. Di verità, nipote mio, ti senti meglio adesso? Oh, meglio assai, è stato un pranzetto proprio squisito. Signor sindaco, avete un cuoco magnifico. Questo sì, questo sì. Sediamo, sediamo. Grazie. Eccoci qua. Io vi dico la verità, ho mangiato con grande piacere. Primo perché tenevo una fame diabolica e poi per la gioia di aver abbracciato uno zio così buono e così affezionato. Quando vi ho veduto, credetemi, ho avuto una tale emozione che non sono scoppiata a piangere solo perché mi vergognavo. Oh, veramente? Oh, in parola d'onore. E che volete? Sono stato tanto tempo solo a Milano, senza un amico, senza un parente che potesse in qualche momento lenire le mie pene, calmare i miei dolori. I tuoi dolori, quali dolori? Che dolori? Oh zio, e che domanda mi fate? Perdetti mia madre. Anzalatara. Poi perdetti mio padre. Un Zalatara, mio fratello. Ah già. Il povero padre mio. Ed eccomi solo nel mondo, orfano, senza un aiuto, senza un conforto. Oh. Quanti e quanti giorni sono stato digiuno e ho sofferto con pazienza perché dicevo verrà il momento che il fratello di mio padre si ricorderà del suo sventurato nipote. E mi sono ricordato. E si capisce che sapeva ricordare. Ui, state zitto, tu che c'entri nei fatti nostri? State al vostro posto voi. No, io non permetto certe confidenze. Signore, io mi sento una cosa di indostomola. Io devo sfogare. Ma sfogare a parte fuori. Vabbè, adesso sono finite le tue pene. Mo te voglio far fa a vita, oh signore, non ci posso più. Fumiamoci una sigaretta, va, tu fumi. Perbacco. Già, tu sei stato a Milano, si fuma. Fumano tutti. Ecco, no, fumatori accaniti. Fumate pure voi, segretario, fumate pure voi. Grazie. Un fiammifero lo tenete? No, non ne tengo. Ma voi non dite mai niente. I fiammiferi in casa ci sono. Già, stanno in casa, una spesa inutile. Va. Concettella, pigli i fiammiferi, va. Concettella. Comandate. I fiammiferi, ti ho detto. Perché? Guarda, perché vuole mi appicciare? Oh, scusate, stavo pensando a un'altra cosa. Pensa. Andiamo. Eccovi servito. I fiammiferi te l'hai cercati io, hai capito? Ah, avremmo, vede, appiccia,
No, no, e tu soffi, tu soffi a me, tu non devi soffiare. Già, devo tirare. Deve tirare, succede pure a me, un po' distratto. Accende, bravo, così. Segretario, tenete, fumate pure voi. Grazie. Fumate, appicciate. Vogliamo parlare un poco di Milano. Ma meno un luoglio. Che è una grande città. Oh, bellissima soprattutto, come no. Io ci sono stato due volte. Bravo. Dimmelo un poco, dove abitavi tu? A casa tua, qual è? Io abitavo... Ah, tenevo una bella casa, sì. Ma quando era vivo papà, abitavamo... a quella bella strada, non mi ricordo come si chiamava, quella bella strada lunga, larga, cioè era lunga ma non era larga, e così, quella bella strada con tante belle botteghe di qua, botteghe di là. Beh, ma forse al corso? Già, al corso, oh, là stavamo bene. Vedevate il Duomo. Sì, o Duomo stava là bascio. Ah, dici che è bellissimo il Duomo, Altro che... Così, non c'è male. Voi che dite, Don Felì? Così, non c'è male. Quella è un'opera sorprendente, un'opera colossale. Sì, questo non lo nego. Ma a me non mi piace. Non vi piace? Non mi piace. Non lo piace? Sacretà, voi come siete pignolo? Significa? È questione di gusto. A me, per esempio, la frattata che la cipolla non mi piace. Parliamo invece della galleria. Cosa dice? La galleria? Sì, la galleria. La galleria? Ma scusate, quale sarebbe la galleria? Come quale sarebbe? La galleria di Milano. Dove c'è il caffè Biffi? Sì, dove ci sta quel caffettuccio? Chiamatelo caffettuccio. Quello è un grande caffè a quattro entrate. Ah, sì signore, ma che volete? Io studiavo sempre, non tenevo un'ora di libertà. E non avete visto nemmeno la scala? No, di scale ne avete vista assai. Io dico la scala, il massimo teatro. No, il teatro di Don Massimo non l'ha già visto. Chi volaria sapere chist che c'è stato a fa Milano? Ma, caro zio, mi avete detto che volevate andare a passeggiare in giardino? Sì. Una bella passeggiata dopo pranzo va bene. Te voglio far vedere delle piante bellissime, degli alberi secolari. Al centro poi ci ho fatto fare una capanna cinese. No, devi metterlo là sotto, ti devi consolare. Ehi! Quello è tutta roba tua. Segretario, sì. Fatemi un piacere. Fate da guida, accompagnate mio nipote, lo fate vedere un parco, un boschetto, sì. A fondare quei pesci rossi. Ma vai a vedere. Sì. Io intanto vado nello studio, voglio scrivere una lettera al notaio. Gli dico di venire subito e di portare la carta bollata. Appena arriva ti faccio donazione di tutti i miei beni. Caro zio, io volevo dirvi una cosa. Vorrei parlarvi senza... No, ho capito, non devono sentire. Ecco. Segretario, va. Sì. Ma precedeteci, ci vediamo fra poco. Va bene, permesso. Sì. Ma pure tu con te, state buono. Tu pure te ne hai, state buono. Voi vedete quello che vuoi. Che le nasce e non nascere. Sediamo. Tu dici che mi devi parlare, Sì, io prima di tutto volevo ringraziarvi di tutto quello che avete fatto per me e che mi farete per l'avvenire. Voi dite di volermi fare donazione di tutta la vostra roba e credete con ciò di avermi fatto felice. Mamma mia, che altro devo fare quando ti ho dato tutto? Ed è appunto questo che io non voglio. Di tutte le vostre ricchezze, io ne desidero la metà. Guardate, e l'altra metà che ne faccio? A chi la lascio?
La darete a Silvia? A quella povera sorella mia? Ah, no, 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 mi dispiace, no, 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 no. Di questa Silvia io non ne voglio sentire nemmeno parlare. Ma perché? Perché? Perché mi hanno detto sempre che è disubbidiente, che è ribelle, non ha voluto studiare. Falì, se io ho voluto riconoscere te come uomo è un'altra cosa, va bene, ma di questa Silvia non ne voglio sentire parlare nemmeno. Se non sa che la mamma era un'insalatara e il padre non ha mai perfezionato il vincolo matrimoniale. Dunque, assolutamente non le volete lasciare niente? Neanche un centesimo. Ah, allora caro zio, scusatemi, io rinunzio a tutto ciò che voi volete darmi. L'avrei accettato con piacere e sarei stato più contento se a mia sorella, al sangue mio, non le fosse mancato il pane. Fino a che stava chiusa nell'educandato, va bene, non era tanto da compiangersi. Ma adesso che se n'è fuggita e non sappiamo per quale ragione, adesso che la poveretta si vede sola, sperduta, senza un aiuto, senza un appoggio, volete che io, suo fratello, la lasci in mezzo a una strada senza provarne compassione? Ah no, zio mio, io non posso farlo. Non mi sento la forza d'abbandonare quella povera giovane. Domani chissà cosa potrà avvenire di lei. Potrà rovinarsi, potrà perdersi. E allora, che si dirà di voi? Che si dirà di me? Ah, che bravo zio, che buon fratello. Sono stati loro che hanno messo alla disperazione quella sventurata fanciulla. Ah, no, zio mio, no, no. Date le vostre ricchezze a chi volete, a chi meglio vi piacerà. Io mi contento di essere povero. Povero come lei. Che cuore nobile, che sentimenti nobili. Te, un bacio. Quello si accontenta della metà, pur di dare la metà alla sorella. Scommette che se era la sorella, al posto suo si pigliava tutto così, tutto. Signor, forse sta una figliola che vuole parlare a forza con voi. A forza? Chi è? Non me l'ha voluto dicere, ma si è avvertito fa compassione. Sta con fazzoletta, ma ne sta chiagnendo. Quale sospetto? Che fosse mai? Fatela entrare. Subito. Mamma. Bella figlio, tradita. Chi gli ho sindaca? Zitta, state zitti. Zitta, uscite voi. Alzatevi. No, mi alzerò solamente quando mi avrete perdonato. Mai, non vi perdonerò, mai. Voi non avete diritto al mio perdono. Non capisco con quale ardire vi siete presentati a me dopo quello che avete fatto. Sì, l'ho fatto, ma senza voglia. Senza voglia? Ho mancato, è vero, ma ora ne sono amaramente pentita. Io non credeva di fare un gran male. Adesso che cosa volete da me? Oh, niente. Non desidero che due cose. Essere perdonata da voi e abbracciare mio fratello. Vostro fratello ha troppo amor proprio, troppo decoro, e non credo che vi abbraccerà. Non dubitate, caro zio, mio fratello mi abbraccerà. Ma perché siete fuggita dall'educandato? Voglio sapere la ragione, voglio sapere il perché. Mille sono state le ragioni, zio mio, mille. Non me ne fidavo più, mi avevano messo con le spalle al muro e tutte le compagne contro di me e la direttrice non mi poteva pariare. Pariare? Sì, insomma, sopportare. A digerire. A me mi facevano fare tutti i lavori pesanti. E mova scopa, e mova tira l'acqua. Teneva una manella così gentile. Me l'hanno fatta diventare piena di calli. Guardate. Oh,
Siamo nei lufacchini. Poi trovavano sempre scusa che m'ero portata male e mi facevano stare digiuna. Mi davano solamente pane e acqua. E come poteva fare io, povera figliolella? Stamattina, disperata e morta di fame, sono fuggita. E dove poteva andare? Fino a mo' mi è venuto appresso un usignore, ma poi vedendo che non lo dava retta se n'è andato. Zio mio, perdonatemi, ma moro di fame. Silenzio! Ah, ne potrò usignare che cosa morire di fame. Ma fa meraviglia. Tutti mi dicono che in quelle dove è andato le ragazze sono trattate benissimo. Oh no, no, non è vero, zio mio, non è vero. Ci fanno mangiare sempre fagioli, ceci, aringhe e rape. E chi sono carcerate? E la biancheria Lettini ce la cambiano ogni mese. Povere figliole, povere... Vabbè, basta, non voglio sentire altro. Solamente avete fatto male a fuggire. Una buona figliola questo non lo fa. Perdonatemi. Perdonare, dobbiamo sentire vostro fratello. Adesso è lui il padrone di tutto, perché gli ho fatto donazione di tutto. A chi? Oh, a chi? A Felice, vostro fratello. Ah, e alla sorella? Cioè... A chi? A me? A voi niente. Veramente? Ah, che piacere! Come piacere, non avete piacere? Si capisce. E io appunto questo volevo, che lasciavate tutto a Felice. Ah, ma se avesse lasciato a me la metà, ma io l'avrei ceduta tutta a lui. E cosa ne facevo io del danaro? Donna, sola, senza una persona che me lo avesse amministrato. Ma in poco tempo sarebbe tutto finito. E invece voi avete fatto benissimo a dare tutto a Felice. E io sono sicura che egli non abbandonerà la sua misera sorella. Ma questi veramente sono due angeli. Ma dove sta mio fratello? Lo voglio vedere. Dove sta? Aspettate in quella stanza. Fra poco sarete chiamati. Grazie. Ma moro da fame. E mo mangi. Ma moro da sete. E mo bevi. Ah. Ma che pasta di miele sono questo fratello e questa sorella. Lui rinuncia alla metà per darla a lei. Lei invece vuole dare tutto a lui. Ma bella cosa, che accordo. Toh, un bacio pure a te. Ebbene, zio, cosa c'è? Non venite in giardino? Ah, sì, io stavo venendo, ma qua ci stanno novità grosse. Sì, indovina in quella stanza chi ci sta. E chi ci sta? Tua sorella Silvia. Mia sorella? Sì. Possibile? È arrivata poco fa, piangendo, si è gettata ai miei piedi, chiedendo perdono. Ti dico, faceva compassione, povera creatura. Se n'è scappata dall'educandato perché la trattavano male. Ah, oh, perciò se n'è scappata. Ma questa che cancro sarà? Ma si venisse quando te va bene. Sì. Ti adora. Io per vedere come la pensava, ho detto che già avevo fatto la donazione in tuo favore, che ti avevo lasciato tutto. Pensavo che questa si fosse disperata, che si strappava i capelli. Sì, no, i capelli non se li è strappati. Anzi, ha detto, bravo, avete fatto bene a lasciare tutto a Felice. Ah, questo vi ha detto? Ma pare che è una bella azione, no? No. Ma adesso io la faccio venire perché ti vuole abbracciare. Tu, come fratello, tu fallo una rimproverata, fingi di stare così sulla tua, perché io pure mi sono mantenuto. Può darsi che le ragioni della fuga non sono quelle che lei ha detto, allora in questo caso non ci troviamo sbilanciati. Va bene. Io adesso la chiamo. Io oggi avrei chiesto a figliolo come combina questo scherzo. A voi venite. Abbracciate vostro fratello. Fratello! Fratello mio! Ma che cos'è? Tu mi accogli freddamente, tu non mi dici niente. Ma che ti ho fatto di male?
E perché non mi stringi? E perché non mi baci? Ma questa chi è? Oh, come ti sei fatto bello, eh? Quando ci siamo lasciati eravamo piccolini piccolini. Tu ci avevi ancora la pettola da fuori. Zizi, zizi, teneva la pettola da fuori, teneva. Voi, quando ero piccolo tenevo la pettola. Ma mo si è fatto uomo, mo. Mo è diventato uomo, mo. E a me? A me come mi trovi? Oh, anche tu stai bene. Ma che so, che so. Tu stai serio, freddo. Forse stai in collera con me perché sono fuggita dall'educandato? Lo so, lo so. Una buona figliola, una giovane onesta, questo non lo deve fare. E poi, la nipote del sindaco, già tutti l'avranno saputo. E chissà cosa avranno pensato di questa fuga. E che figura ci fa questo povero infelice? Questo povero disgraziato, Nessuno lo guarderà più in faccia. Non è vero? Ma niente affatto, scusate. Perché quando si saprà che la nipote, appena è fuggita dal collegio, è andata dallo zio e questi l'ha perdonata, nessuno potrà dire niente. Ma bisogna vedere se lo zio la perdona, però. Oh, la perdonerà, la perdonerà. Questo lo vedremo. Ah, ma tu vuoi essere perdonato o no? Certamente, certamente. Tanto da voi quanto dal mio caro fratello. La ragazza è scappata dall'educandato perché la trattavano male. Le facevano fare tutti i servizi pesanti, tirare l'acqua, spazzare, insomma. Se questa è la verità, noi la perdoniamo. Perfettamente. Bravo. Adesso ricordatevi. Vostro fratello penserà per la vostra dote e per il vostro avvenire. Lui voleva dividere con voi l'eredità e io così stavo facendo, ma riflettendo su quello che voi giustamente avete detto, ho deciso di lasciare tutto a Felice, vostro fratello, cosicché voi adesso dipendete esclusivamente da lui. E si capisce, il fratello penserà per la sorella. Ma no, zio mio. Sì. Sarà meglio metà a me e metà a lei. No, ma io non voglio niente, non voglio niente. Date tutta Felice. Date tutta, ma io Felice. Tutta non lo voglio, voglio la metà. Oh, ma che metà è metà, o tutto o niente. E allora date tutto a lei. Guardate, ma io tutto non lo voglio. Ma perché non vuoi accettare la metà? Perché non voglio niente. E io nemmeno. Ma io sta roba mia chi la lascio? Benedetti ragazzi, venite qua, vieni qua tu, vieni qua, non vi arrabbiate. Vieni qua, vieni, vieni. Si può fare in questo modo. Signor, fuori c'è sta nonna che avevo parlato. Dice che si chiama Procopio, il guardiano dell'educandato. Ah, il guardiano dell'educandato. Ma bene, ne è ammazzato. E chi sta mi conosce? Ma fa proprio piacere di fare la sua conoscenza. Zizi, io non me volesse far vedere. Sì, dici bene. Andatevene in giardino, va, fate una passeggiata, va, Felice, accompagnalo, va, accompagna tua sorella. Andiamo, sorella. Andiamo, fratello. Uè, tu in giardino mi fa capire chi sia. Io in giardino, ti ha già pigliato a paccare, sì, capito? Va, fate entrare questa persona. Subito. La voglio dire quattro parole all'uso mio. Carogne, quella povera creatura l'avevano messo con le spalle al muro. Era arrivato con l'acqua alla gola. Tenne pure coraggio, Monico. Favorite, favorite. Quello è il sindaco. Grazie. Illustrissimo signore. Oh, prego, accomodatevi, entrate. Concettella, sì. Una poltroncina al signore. Grazie. Sedetevi, accosta la sedia. Grazie, bravo. Accomodatevi. Troppo buono, troppo buono. A che devo
l'onore di questa vostra visita, che cosa mi dovete dire? Ah, ecco qua, l'onore mio, per carità, che bella maniera, oh signore, sempre signore. Ecco qua, io mi chiamo Procopio Ciaramella, ai vostri pregiati comandi. Preghiere sempre. Ecco, sono il custode delle ducandate che sta qui a Castellammare. Sì. Possibile? Sì. Voi siete il custode delle ducandate, ma sono proprio fortunato di fare la vostra conoscenza. La fortuna è mia. Prego. Concettella, un bicchiere di Marsala al signore. Ma illustrissimo, queste sono mortificazioni. L'ospitalità è dovere. Grazie. Che educazione, che nobiltà. Oh signore, sempre signore. Bravo. Riempilo, bravo, ecco così. Grazie assai, grazie. Molto bene. Concettella, voi potete andare. Andate. Dunque... Perché mi avete onorato, che cosa mi dovete dire? Sì, ecco qua, illustrissimo. Io vengo da parte della direttrice, la quale, poveretta, sta molto addolorata per il fatto che è successo. Dice che vi ha scritto una lettera, sì. E bramerebbe sapere da voi se avete fatto qualche cosa, ecco, insomma, e se avete appurato niente. Io poi ero venuto da voi per avere un piccolo bigliettino di raccomandazione, proprio sapete, piccolo... Una cosettina così, e appunto per la direttrice, a quale sta infuriata assai contro di me e mi ha licenziato. Scusate, che c'entri, povero me? Io mi ero andato a comprare nusicaria. In questo frattempo se ne scappate. E già che voi siete tanto buono, mi fate un piccolo bigliettino, sai? E così mi salvate proprio. Un bigliettino. E questo è tutto. Ecco, questo è tutto. Sì. Ho capito. La direttrice sta addolorata. Sei piena di dolore. E vuole sapere se io ho saputo qualcosa. Ecco, sì, se avete saputo. Voi poi volete un bigliettino di raccomandazione. Sì, una sciocchezza, due parole. Ecco, bravo. Così due lei parole. Non vi licenzia e restate allora. Ecco, perfettamente. E questo è tutto. Grazie. Ti voglierà tanta causa. Tanta causa, ma giorno. Tanta causa. Che t'ha già fa ballare un galoppo finale per un'ora e mezza. A me? Osati. Susate, di a questa direttrice dei miei stivali, sì. Che non si permettesse più, che non si pigliasse l'ardire di mandarmi lettere, biglietti e ambasciatori, se no vado là e lambario come se fa la direttrice. Hai capito? Ma signor... Stato zitto, perché se no ti faccio la faccia che si piglia a paccheri. Hai capito? No. A pacca, io so tutto. Tutto che cosa? Quella povera creatura l'avevate messa con le spalle al muro. Con le spalle al muro? Capisci? È arrivato qua l'acqua, stampa, e mo va a scopa. Scopare? E mo va a tirare l'acqua. Un braccio, signor, un braccio. Ecco, se credeva la direttrice che aveva trovato la serva dell'anima di sua madre. Che se credeva? E poi? Devi dire alla direttrice, devi dire che i fagioli, i cici, la ringhi, i rapesti, i pastanati, si mangiassi. Ti immagini tu, ma non le deve dare alle povere educate. Ma guarda, signor! Stanta zitta, che sennò ti sfornavamo a morire! No, non mi sfornavo! Ehi, ti sfornavo a puntanello! No, per carità, signor! Per carità! E ricordati che devo fare uno scandalo! Uno scandalo! Io già fa parlare tutti i giorni! E nemmeno la biancheria e i lettini la cambiamo una volta al mese! Una volta al mese! E a te, quando vado a cagnare? Una volta all'anno! Ma no, signore, vanno ritte bugie! Ma questo dove si vede? Vanno ritte bugie, signore! Stanta zitta, ma sennò ti cieco! No, luci no! Ti cieco tutti e due! E poi ti faccio accompagnare da una mia persona all'ospizio dei cieli. Oh, signor, per carità, me ne vado. Devi dire alla direttrice che mia nipote sta qua. È uscita da lei, ma è venuta subito. Perciò non si pigliasse la pena di cercarmi. Sì, dico. E per te? Sì, e quando te ne vai? Quando te ne vai? E quando me l'ha assato? Ah, non ci avevo pensato. Si lascia e ti accompagno fino alla porta. Non c'è bisogno, me ne vado da solo. No, me ne vado. Giratevi, per favore, curvatevi, Allacciallatemelo, signore! Lasciallatevi! Sì, grazie! Già sfogato! Ma sono consolato! Ma sono garracriato! Io per me
Non ho capito se quelli sono fratello e sorella o sono cani e gatti. Così pazza. Mi hanno lasciato con la scusa che volevano andare a passeggiare in giardino e se ne sono andati invece a litigare sotto pergolata. Va trovo perché. Favorite, favorite, accomodatevi. Grazie. Segretà, sta signora ha detto che è la direttrice dell'educandato. Ha saputo che la nipote del sindaco sta qua e la vorrei. Allora ci ho deciso qui a Don Ciccio. Sì. Chi lo può essere che sta occupato? Va bene, potete andare. Chi sia segretario del sindaco? Qui, parlate qui. Ecco, se la signora vuole attendere un momentino. Che signora, Alfonsino? Che? Sono io. Che vedo? Achille! Oh, questa è bella! Achille vestito da femmina! Achille vestito da donna! E perché? Per venire a vedere l'innamorata mia. Ma Alfonsi, per carità. Ma ti pare? No. Ma stai buono, sa? Quando tu stamattina mi hai detto, se la vuoi bene, portatela subito a Napoli. Io l'ho lasciata all'albergo e sono andata a pigliare una carrozza. Quando sono tornato, non l'ho più trovata. Figurati che preoccupazione. Ho pensato che fosse tornata al collegio. Mi sono andata a informare e mi hanno detto che non si era vista. Allora mi è venuto il pensiero che fosse venuta qua da suo zio. E che scusa trovo per entrare? Come mi presento? Un momento, mo faccio finta di essere la direttrice. Mi sono fatto imprestare questi abiti dalla padrona di casa mia ed eccomi qua. Sangue di Bacco, è stata proprio una avanzata magnifica. E adesso quando vedi il sindaco che gli dici? Non te ne incaricare, gli invento quattro chiacchiere. Ma essa dove sta? Alfonsi, fammela vedere, fammi sto piacere. Aspetta, starà in giardino, mo vediamo un poco. Ah, eccola qua. Zio, un Alfonsino. Ecco. Oh, Alfonsi, scusate. Sì. Zizio dove sta? Non so, forse starà occupato nel suo studio. Ah, il tuo studio? Ma qua c'è una signora che vi deve parlare. A me? Sì. E chi è sta lavatrice? Alfonsi, tu che hai fatto? Questa non è essa. Non è essa? No. Come no? Tu fai l'amore con la nipote del sindaco. Sì, ma non è questa. E chi è? È un'altra. Voi vedete la combinazione, mo le stavo per dire, qua sta l'innamorato vostro. E dunque, e chi è che mi deve parlare? Questa ma la direttrice la conosce, voltati di là, statta, già fatta la punzata. Ecco, signorina, sì, ecco, questa signora è la sorella della vostra direttrice che è venuta qui per vedervi. Ah. E sì, che sta ma sapa. Tu che hai fatto? E se questa mi conosce? No, non credo, che diavolo. Conosce la direttrice, conosce pure la sorella, conosce tutta la famiglia. No. Dunque, parlate, io vado di là a vedere se il sindaco ha bisogno di me, Ricordati, mo, che se il sindaco ti vede, tu gli devi dire che sei la sorella della direttrice, non la direttrice, capito? Non dobbruglia, la sorella, non la direttrice. Si capisce. Permettete? Prego, prego. E accomodatevi. Grazie. E la direttrice vostra sorella, come sta? Non c'è male. E voi? Così così. Scusate, voi siete proprio la nipote del sindaco? Sì signora, a servirvi. Che volete? In mezzo a tante ragazze non mi ricordo, ma mi pare che a voi non vi ho vista mai. Ma non so, così mi pare. Io credo che voi non mi conoscete nemmeno. Io no, e voi nemmeno mi conoscete? Io nemmeno. Ah, va buono. Bravissimo. E di te un po', carina, qui in casa di vostro zio, vi trovate bene? Ah, benissimo. Figuratevi, quello non è uno zio, è una perla. E scusate, voi perché siete fuggita dall'educandato? Ah, cara signora, non me ne fidavo più, La direttrice, scusate che vi è sorella, ma non sa trattare proprio le ragazze. Scusate, mi pare, se non sbaglio, che voi e vostro zio non lo conoscevate. No, non l'avevo mai visto. E scusate, come vi chiamate voi? Io? Mi chiamo Silvia. Ah, Silvia! Sangue di Bacco, chi sta in inganno? Signorina, sì? Sapete che vi dico? Voi non siete Silvia, non siete la nipote del sindaco. Ma ve non bruglio, e perché? Perché Silvia io la conosco benissimo e adesso dirò tutto al sindaco. Che c'è? Che succede? Che
Questa è la sorella della direttrice, vuol dire al zio che io non sono Silvia, arrabara. Silvia col vestito mio. Scusate, voi siete la sorella della direttrice? Sì, signore, sono la sorella. Ma che sorella è sorella? La direttrice non tiene sorelle. Sì, ma vi ricordo, mo. La direttrice non tiene sorelle. Chiamate il segretario del sindaco. Subito, la sorella. La direttrice non tiene sorella. La tiene. La direttrice non la tiene. Adesso sapremo subito chi siete. Silvia, mannaggia te. Sono io. Che vedo? Achille. Ma tu che hai fatto? Adesso non ti posso dire niente. Poi ti racconto tutto. Venite. Ecco qua. Venite qua. Ecco qua il segretario del sindaco. Ma che cos'è? Niente. La sorella della direttrice, siccome non aveva mai visto mia sorella, così diceva che non era lei. Sicuro. Sicuro. Aspetta. Un momento. Come? Tu hai detto che la direttrice non tiene sorelle. E così mi credevo. E Don Felice che ne sapeva, scusate? Niente. E già. E Don Felice, perché quello è Don Felice, che ne sapeva? Niente. Attendete in quella stanza, poi vi farò parlare con mio zio. È stato uno sbaglio, sa? Lui si credeva. E già. Io mi credevo. Guardate. Addio, carina. Addio, carogna. Io non capisco chi sta con Bruglie. Beh, adesso vado io di là a farle compagnia, eh? Permettete, permesso. Di là. Permesso. Prima avete detto che non era la sorella, poi vi siete cambiata. Sotto ci sta l'imbroglio. Felice, mo ti dico tutte cose. Quello è l'innamorato mio, il quale per vedermi è venuto qua vestito da donna. Sì, l'innamorato vostro. Bravissimo. Mo vi combino un bel servizio così, zio. Questo è il momento di scoprire gli altarini. Zizio! Ma perché vuoi fare questo? Ma come poco fa in giardino, quando mi hai detto che eri mio fratello, io un altro poco morivo di gioia. E adesso perché mi vuoi fare del male? Niente. Non sento compassione. V'è piaciuto il pranzetto che stava preparato per me? E io, povero uomo, che amo amore e fama. V'è piaciuto di presentarvi da mio zio per tentare di levarmi la metà delle sue ricchezze? Ma io sono tua sorella e la metà aspetta a me. Ma per piacere mio però, non già con l'inganno come voi avete fatto. Nenè, mo non ci sta più niente da fare. Una delle due. O dite a zio che lasciasse tutto a voi. Sì. Cioè, aspetta. A voi, a me, insomma, a Felice. O sino dico tutto cosa. Ah, questo mai. Se si tratta di stare soggetta a te pure per un centesimo, fai quello che vuoi tu, di quello che vuoi tu, non me ne importa niente. Poi vedremo, zizio, come si regola. Quando saprà che là dentro ci sta l'innamorato vostro vestito da donna. Zizio! No! Zizio! No. Sì! Taccio ritto che voglio parlare con un povero sindaco e non me la vaca se non ci parla! La voce Pascala Guerra! Signori, scusate, Fago c'è sta nonna con una figliola. Dice che vanno a parlare con vostra eccellenza, che già fa? Vanno a parlare con me. Tu sei il nipote del sindaco. Va bene, falli passare. Subito. A voi, trasito. Grazie tanto. Cosa c'è? Perché strillate in quel modo? Signori, scusate, io per tanto giù strillata, perché a Guagliona it mo non potete parlare con nessuno. E siccome si tratta di una cosa necessaria assai, a così ha già esato un po' la voce, scusate. Dunque, voi dovete parlarmi? Sì, signore, una cosa necessaria assai. Concettella, ritiratevi. Avanti, parlate. Subito. Ma sta figliola però... Questa figliola è mia sorella. Ma scusate, signori, è zatella. E perché volete saperlo? È perché verite, si è zatella, non posso andare. Sorella, vi prego, ritiratevi. Ma io volevo sentire. E non potete sentire. Già. Io mi ero scordato che era zatella. Signori, voi verite sta figliola? Questa è mia sorella. Brava, è una simpatica ragazza. Vi piace? Certamente. E a te, Nanni, come ti pare sto giovinotto?
Magari domani mi fai, frate mio. Mi piace assai, assai. Benissimo, questa era la prima cosa necessaria. Signori, voi vorrete sta figliola? Questa va da essere mogliera. E fai sta affare? A me? Questa è bella. E che signori, voi ridete, vi facite la satella. Ma certamente. Scusate, queste sono cose curiose. Come sono cose curiose? Queste sono cose curiose. Pasca, Pasca, chi non lo sa, voglio che sim, perché stavamo oscuro. Siete accallato, sì. Ah già, stavamo oscuro. Signori, questa è che la figliola è stanotte. Qua figliola? Come qua figliola? Che la figliola che stai vinto casale oscura? Ma qua casale, non saccio niente. Ah, non sai niente, ma non sai niente. Senti, Pasca, frate mio. Giovino, parlamone poco più chiara. Si tu... Ma insomma... Si voi, si tuo nipote Rosinnaca, i so Pasca la guerra, giovane annorata fino alla cima dei capelli. Io fatica e magna, magna e fatica. E chi sono cavallo affitto? E a chi t'andasse fanno affrontare a casa mia, sarria capace lo scioppo ancora fietta. Ma io non so cosa dite, io non capisco le vostre parole. E come? Sto parlando così chiaro? Zitto, Pasca, non fa mettere a paura. Mi fate fare la faccia bianca a bianca. Non ci parli, Ma come, signori? Non va ricordato quando stanotte siete trasuduri in da casa mia? E io pigliandovi per frate, ma perché? Stavamo oscuro. Faggeritte. Uè, Pasca. Finalmente si è tornata. Appicci un fiammifero. Mannaggia l'anamoro fiammifero. Voi, senza parlare, m'avete abbracciata e m'avete dato un vaso. E rie, signori. E rie che la figliola che voi avete passata. E si buono, sa. Poi è venuto Pasca. Se mi sa strillare e voi ve ne siete scappati. Voi siete stati, signori. Non ho potuto negare. E perché... Voi siete un nipote Rosinnaca, voi vi chiamate Felice Sciosciamoc. E stu portafoglio, vedete, che mi trovate in terra vicino Olietta, è vostro. Non ci stanno i biglietti e visite con nome vostro. E non ci stanno pure due lettere che zia va scritta a Milano. Ah, e 15 lire, a dimanna. Vedete, signori, voi a calata capo. Non ho potuto negare. E allora perché farmi male a me, poverella? La scala stanotte mi voleva uccidere. Mentre io non c'è nessuna colpa. Nessuna colpa, c'è. Ha cacciato Fazzoletto e Battista. Credo che mo avrà capito. Va bene. Tornate domani, io parlerò con mio zio. E tanto ci va per parlare con sto zio vostro. Ci parlate mo e noi torniamo stasera. Va bene, tornate stasera. Cercheremo d'aggiustare questa cosa. Signori, non ci vuole niente. Un'ora e due. Ho vi sposato a mia sorella. Ho un filo in un cortiello rin da panza. Ci siamo spiegata. È stata va bene, ci verimmo stasera. Andiamo in genere, non mi preoccupare. Ah. Dentro portafoglio ha già trovato 15 lire. Ah, beh. Cucchè lì 15 lire mi ha già cattato un cortiello così. Ho vi sposato a mia sorella. Ho un filerin da panza. Diamo un cenno, non ti preoccupare. Oh, mo mi la dicono che può combinare. Sorella mia. Adesso mi chiami sorella tu. Sì, bravissimo. Sì. Moto combino servizio. Oh. O dici a zio che mi desse la metà delle ricchezze suoi, o lo dico tutta cosa. No, per carità, no, niente, no. Niente, non sento compassione. Sì, sì, oh. Aspetta. Ma io sono uomo e facciamo tre quarti a me e non guarda a te. Andiamo bene. Mezzo per donna. E tre quarti. Casta zio, che può fa? Caggia fa. Mezza padone! Mezza padone! Ecco qua! Felici? Eh? Cabù? Eh? Sto parlando con Felici. Felici, qua sta la donazione. Appena viene il notaio gliela consegno e lui penserà per la registrazione e tutte cose, quelle che deve fare. Ho lasciato tutto a te. Leggi. Tu poi penserai per tua sorella. Ma scusate, zio mio.
Io a mia sorella volevo darle la metà. Ma cominciamo un'altra volta. Ma cominciamo un'altra volta. Ma tua sorella non vuole niente. No, zizi. No, ci ho pensato meglio. Facciamo metà per uno, così ognuno si vede al suo. Perfettamente, è meglio così. Ma pensateci bene. Ma devo cambiare tutto, ha già fatto un'altra carta. Questa è carta bollata. Va bene, zizi, facetela un'altra volta. La facciamo un'altra volta, però insomma, siete decisi. Sì. Metà per uno, ma insomma, ha già fatto un'altra carta. Siete contenta? Contentissima! Ma voi vedete lo poco. Io mo ho dovuto perdere a metà la roba mia per causa di chi lucangare e pasca la guerra. Mannaggia all'alma, la mamma, mannaggia. Sangue di bacco, un povero sindaco che femmina vestuta a omma. A chi la marito tutta cosa? E questa mo chi è? Scusate, dicitemi una cosa, bella figlio. Sentite, ma io non dico niente. Voi chi siete? Chi so? Sono una povera disgraziata, una povera infelice, che per caso un fatto che è successo a salotto ha avuto perdere a metà la roba soia. Ma chi siete? Chi so? Non ve lo posso dire, perché zio sta facendo una carta a via Rinda. Non posso parlare. Stasera in questa camera saprete tutto. Va bene, no, non vi voglio forzare, comunque... Se avete bisogno di me, comandatemi pure, eh? Per voi farò qualunque cosa. Grazie. Sì. Grazie, sì. Amico mio. Ma va sotto! Tiene mente distratta a Giova Satakist. Dunque, stasera in questa camera mi direte tutto, eh? Stasera. Sentite. Dicite. Sentite, datemi un altro bacio. Volete un altro bacio? Un altro bacio? Facci un presto, davvero. Nato. Nato! Nato ancora! E te, te! Nato! Basta! Mamma! Mamma mora! E fatto sa fare, è fatto! Don Alfonsino, uscite! Vieni. Eccoci qua. Insomma, che devo fare? Io non mi fido più di stare con questi panni addosso. Mo mi vado a spogliare a casa, poi torno regolarmente e mi presento a tuo zio, dicendo che ti voglio sposare. Io non credo che farà difficoltà. Ma è impossibile, Achille mio, questo non si può fare stasera. Perché zio ha detto che siccome si è fatto tardi, il notaio viene domani mattina. Quando ha pure la finzione che ho fatto, è capace che si infuria, straccia la carta e mi fai perdere una fortuna. Già, dice bene. Io direi, già che non t'ha visto, per mo vattene. Domani poi, quando la carta è legalizzata, quando tutto è fatto, te lo faccio sapere per mezzo di Don Alfonsino. Tu vieni, ci parli, e o vuole o non vuole, ha da consentì. La paura mia era che mio fratello parlasse, ma per fortuna non può parlare perché tiene un guai in coppe e spalle. Vostro fratello? Aspettate, chi è vostro fratello? Come chi è? E non l'avete ancora capito? No. È quello che sta qua, vestuta a femmina. È quello che ha detto a zio che era la nipote, che ero io, insomma. Come? Possibile? Quello è uomo! Mamma mia! Che schifo! Che vergogna! E mi hai fatto masaki! Ti sei fatto baciare. Ehi, sapeva questa. Che le pareva una femmina. E morto sto. Sta in terrazza con zio. Voglio fare una faccia tanto. A chi va attento? Ci vediamo di mano. State buono. Signori, felice sera. Felice notte. Signore, voi state ancora qua? Adesso se ne va. Tornerà domani perché il sindaco è occupato. Sì, tornerò domani. Ecco, ma dopo aspettate tanto tempo se ne andai. Oh, sindaco, il sindaco. Vieni. Mo faccio preparare un bel tavolo sul terrazzo. E così mangiamo là stasera.
Tu hai visto che luna che è uscita, la luna, va? Zizi, Zizi, perché quando la luna esce è rossa e poi si fa bianca, bianca? Perché? I mosacci chiesti, come, perché? Perché quando esce tutto allegro, felice, pieno di gioia, poi si innalza, si affaccia, vede le miserie del mondo, i peccati dei mortali e imballidisce. Ha già capito, è già. Vedi qua, mi essa fa ianca. Felice, tu stai qua, sai? Bravo, e quella signora chi è? Ah, quella signora è sorella della direttrice dell'educandato. È venuta per parlare con voi e per vedere mia sorella. Voi siete la sorella della direttrice. Bravo, tanto piacere. Il piacere è tutto mio. Signor, scusate, ma a me mi pare che la signora, quando è venuta, ha detto che era proprio la direttrice. No, signore, avete capito male. Ecco, ha detto la sorella della direttrice. Sì, signore, ha detto la sorella. Beh, calmatevi, siete la sorella. Io pure devo dirvi qualche cosa. Per favore, lasciateci, sì. Scusate. No, Felicita. No, voi potete rimanere. No, io non posso rimanere. No. Io sono Zetella. Non posso. Non dobbiamo dire niente di male. Siete. Faccio rimanere. Sì, devo rimanere, sì. Accomodatevi, prego. Eccoci qua. Dunque, parlate prima voi, signore. Ecco qua, signor sindaco. Avendo saputo che vostra nipote è fuggita dall'educandato dove sta mia sorella come direttrice, sono venuta a domandare perché ha fatto questo. Qual è stata la ragione che l'ha spinta a fare un simile passo? Io so che mia sorella le voleva tanto bene. Non è vero? Ditelo voi stessa. Sì, sì, mi voleva bene. Io mo che devo dire... Ma certamente per fuggire ci deve essere stata una ragione. Non si fugge così, per niente. Vedete, signora, la ragazza è stata messa con le spalle al muro, se no non sarebbe fuggita. Ah, questo è certo. Ma signor sindaco, voi poi non dovete credere tanto facilmente a tutto quello che si dice. Io non posso parlare, perché sennò vi proverei con i fatti. Che tutto ciò che ha detto questa ragazza non è vero. Aprite gli occhi, signor sindaco. Che significa aprite gli occhi? Scusate, non mi ricordo come vi chiamate. Mi chiamo Anna. Anna, scusate, donna Anna. Io zizi ho detto la verità. E voi, parlando in questo modo, fate capire che non siete venuta qua per parlare con lui e per vedere a me, ma forse per qualche altra ragione. Zizi, aprite le orecchie. Qualche altra ragione? Io perché dovevo venire? E io perché dovevo fuggire? Ma io perché non devo capire? Ad ogni modo, io ho ritenuto di ritirare la ragazza dal collegio. Voi siete padrone di fare quello che vi pare e piace. E avanti. Voi siete padrone di fare quello che vi pare e piace. Ma siete stata voi a sentire la voce da fuori. Sì. Oh, poi quando avrò tempo andrò di persona a parlare con vostra sorella alla direttrice. È permesso. Scusate, eccellenza. A Bascio Palazzo si è fermata una carrozza con parecchia gente a Inda. La signora mi ha dato sto bigliettino di visita dicendo che se permettete vi vorrei fare una visita. Chi è? Angela Maria Tropea, direttrice dell'educandato in Castellammare. La signora Tropea. Ma insomma, Tropea. Vostra sorella, se ne stavamo parlando. Bravo, falla entrare, la fai aspettare qua. Va bene, eccellenza. Va. Sì, va. Signor sindaco, io vi chiedo un gran favore. Sì. Siccome sto contrastata con mia sorella da tanto tempo, così non mi vorrei fare vedere. State contrastata. E sarebbe una bella occasione per rappacciarsi. Rimanete. No, non mi voglio rappacciare. Non vi arrabbiate. Come fate? Me ne vado, ci vedremo un altro giorno. Non vede, che fate? Se uscite, quello vi incontro per le scale. Aspettate in quella stanza, vedete? Poi vi chiamo io quando se n'è andato. Sicuro, grazie. Ma non dite niente che io sono venuta. No, me ne guarderei bene. Andate, bravo. Zizi,
Io nemmeno volevo far vedere la direttrice. No, naturale. Ma te ne vai in terrazza, ti accompagno. Andiamo in cena. Sì, sì, sì. Andiamo sì. Bello. Voglio pure. Sì. Favorite. Favorite da questa parte. Grazie infinite. Grazie infinite. Il signor sindaco ha detto che ha aspettato un momento qua. Va bene, aspetteremo. Noi non daremo tanto fastidio al signor sindaco. È questione di chiarire dei fatti. È questione di amor proprio. Perfettamente, è questione di amor proprio. Statta, zitta tu. Va bene. Ecco fatto, eh? Permettete? Prego. Voi se volete vi potete pure aspettare. E oggi mi si pure il seggio. No, grazie. Noi stiamo all'impiede. Voi potete accomodarvi. E come sono bella che è? Ti quanto zitto. Signor, voi vi dovete far sentire. Sì. Ah, quella ha detto parola brutta assai. Ha detto parola che manca una serva se manna a di. Ma mi ha chiamato proprio direttrice dei suoi stivali. Sì, signore. Oh. È sulla questo. Tutto quello che vi ho detto, tutto. Va bene, vedremo. Vedremo se sono la direttrice dei suoi stivali. Oddio, mi sento un tremito per tutte le carni. Oddio, mi giro un po' con la testa, però. Il liquore anodino. Il liquore anodino. Aiutami. Ecco, questo è anodino. Anodino, eh? Va meglio? Sì. Un poco di lente buono, eh? Un pochino, un pochino. Un po' avanti, un basta, po' basta, basta così, no, basta così, basta, basta così. Sono cose che fanno dispiacere, credimi, Procò. Io vorrei piangere. Avete ragione, sono parole che offendono assai, specialmente a una donna come voi che tiene 20 anni di servizio. E dopo 20 anni mi devo sentire questi infami. Dire niente di meno che io faccio mangiare alle ragazze cece, fagiolo, aringherà. Oh! Ma noi non sappiamo che cosa sono le rape. No, io saccio. Che c'entri tu? Ragazze, ditelo sul vostro onore. Avete mai mangiato voi di questi cibi? Oh, mai, mai, mai. Ci sono scettati i gatti. E quali sono i frutti che avete sempre? Mele. Pere. Aranci. Cioraso. Prune, pappagone, hanno soldi, si è arrivato a basso mercato. E poi, sì, ha avuto il coraggio di dire allo zio che lo faccia tirare, sì, l'acqua, sì, lo faccio pulire i pavimenti. Sì. Oh, ma se l'ha pure il governatore, io come farò? Va bene che mi conosce, sì, sa come la penso, ma pure se non vuole credere tutto, qualche cosa la crederà. Ecco, figurati, certamente, certamente. Ah, ma mi dimenticavo di dirvi una cosa, sì. Ha detto che la biancheria Lettina l'ha cambiata ogni mese e a me ogni anno. Ma questo è troppo, questo è troppo, questi sono insulti positivi e tu non hai risposto a niente. Che c'è risponde? Tanto poco mi scassava una seggia in capo. Benissimo. Oh, malissimo. Benissimo. Vedremo. Sì. Vedremo se questo signor sindaco ha il coraggio di ripetere quello che ha detto. Come sente una rabbia che non si può credere. Vorrei sfogare come dico io. Guardate, sì, guardate come sto tremando. Sì. Oddio, Procò, sì, Procò, l'acqua di Melisse. Acqua di Melisse? L'acqua di Melisse? Di Melisse, Procò. Aiuto, ma Procò, per carità, fai bene. Questa è Amelisse. Amelisse? Va bene, Amelisse? Sì. Un poco di vento, un poco di vento è buono, eh? Ecco, un poco qua, sì, un poco avanti, basta, grazie, ecco così. Basta, basta così, sì, basta così. Io non sono abituata a queste emozioni. Ho un cuore così sensibile che ogni piccola cosa mi fa impressione. Queste calunnie a me che voglio bene a quelle ragazze come se fossero figlie mie. E quando è venuto qualche loro parente con l'intenzione di ritirarsene qualche tu, io quella giornata ho pianto. E che cosa gli ho detto sempre? Ditelo voi stesse. Non me la togliete! Non ve la prendete! Non ve la portate! Lasciatela sta! Vada, non facci! E adesso mi devo sentire questi insulti! Ma fortunatamente, sì, si è trovato questo bigliettino nel cassettino della signorina sua nipote! Un bigliettino nel cassettino? Sì! E con questo bigliettino l'illustrissimo signor sindaco saprà la vera ragione perché la tortorella è volata via! C'è scritto perché è volata la tortorella! Sì, oh, zitto, signor! Sta venendo sindaco da questa parte! Sì. Ragazze! Alzatevi in piedi! Su! Accomodatevi!
Sedetevi. Assattatela. Ma che se fosse una sorda? Già la ricerca, già la ricerca. Prego, signora direttrice, accomodatevi. Grazie. Ma già sento lui cosa dice il suo discolpo. Voglio sentire. Che fai, loco mio? Su, troppo, Campariello. Oh, Campariello, si mette a dirci. È un obbligo. Così va. Dunque, signora direttrice, io avevo deciso di venire domani da voi per avere spiegazione del modo di come avete trattato mia nipote Silvia. Per fortuna siete venuta voi da me. E con la sua stessa intenzione, cioè per farmi spiegare con quale ardire lei si permette di dire a Procopio qui presente che io sono la direttrice dei suoi stivali. Ma che così è, signora direttrice? È inutile che vi vestite di carattere. Tutto quello che ho detto bene. E avete detto male. E vi prego di non gridare con me, perché io non sono avvezza a essere trattata in questo modo. Ricordatevi che sono una donna e sono una signora, una signora. Franco, l'aceto aromatico, sì, signor, sì. Presto! Un momento, mi sono ubriacata in da farmacia. Un momento, aspetta, ecco qua, ecco qua, l'aceto, l'aceto. Va bene? Va bene, sì, va bene. Un poco di vento? No. State fresca? Sto fresca. Sta fresca. E saluto mamma te. Che lo sono vero? Come vi permettete? Vi permetto sì. È la prima volta che mi succede una cosa simile. Ma quando mai? Signor, quando signor, calmatevi. Voi non mi dovete alterare. Mi dovete calmare. Come si fa? Sindaco, sindaco, scusate. Quello è sensibile. Tiene un cuoricino piccolo, piccolo. Subito si accende. Ma da loco, quello per accendere il suo cuoricino che gli suoni i fascini e fortale. La povera creatura è venuta da me piangendo. Sì, perché voi specialmente eravate ostile nei suoi confronti. La facevate tirare l'acqua, la facevate spazzare servizi pesanti, poi dicevate che si era comportata male e la facevate stare digiuno, pane e acqua. Oh, veramente? Questo facevo io? Ragazze, ma voi sentite e come non ridete? Sei spazzata la corda. E poi i cibi. Dici che mangiava sempre fagioli, ceciare in grapeste. Basta! Vi prego, signor sindaco, di ascoltarmi un po'. Volete adorare qualche cosa? No. Un poco di vento? Un pochetto. Un pochetto. Sì. Salò a Napoli, in dubbio ne è forte. Io capisco che voi avete creduto e giustamente dovevate credere a tutto quello che vi diceva vostra nipote. Ma chi vi dice che non ha potuto mentire? Io posso provarvi due cose. La prima, che non è vero affatto che ho tratto le ragazze come dice lei. La seconda, che è fuggita per una ragione assai più importante di quella che vi ha detto. Ma sì, e allora fuori. Qual è questa ragione? Un momento. Leopoldina... Venite avanti. Dite al signore come vi trovate con me e come vi tratto io. Oh, bene, bene assai. Non abbiamo di che lagnarci. Mi meraviglia come Silvietta abbia potuto parlare male della nostra buona direttrice. Grazie. Un momento, venite qua. Ecco. È cominciato il pasto alle belve. Adelina, venite avanti. Dite al signore come sono i vostri lettini. Oh, bellissimi, morbidi, con biancheria sempre pulita. E Silvietta diceva sempre che buoni letti. E che brava direttrice. Grazie. Un momento, venite qua. Un momento, ecco. A scigna avuta la porzione a sui. Virginia, venite avanti. Dite al signore se è vero che io facevo tirare acqua e facevo spazzare alla vostra compagna Silvietta. Oh, non è vero affatto. Noi non facciamo altro che studiare, ricamare e passeggiare.
non ci strapazza per niente la nostra buona direttrice. Grazie. E venite qua. Ecco. Che se l'hanno rimbambita sta povera creatura? Giuseppina, venite avanti e dite al signore quante volte al giorno mangiate. 4 volte. A chi sei sfunnolo? La mattina alle 7, latte, caffè e pane. A mezzogiorno carne e patate. Alle 6 riso, carne, uova e frutta. Alle 10:30 insalata, salame, pane e mela. A mezzanotte una prosciutta a cuscio. All'uno ti rongo una capica se cavallo in fronte. Ah, non ci fa desiderare niente la nostra buona direttrice. Grazie. Un momento. No, signor, state comodo. A che stiamo a governi, eh? Che lei è stata poco buona, Giuseppina, eh? Agna Giuseppe. Tutto questo va bene, ma perché è fuggita? Un momento. Procopio, conducete queste ragazze in sala. Subito. E perché? Perché non possono sentire quello che adesso vi dirò. Ah, beh, allora facciamo in questo modo. Portatele in camera da pranzo. Anzi, e là c'è stato un bello balcone ampio. E mettete in balcone, che lo così pigliano poco d'aria. Vai. Andiamo ragazzi, andiamo belle piccine, andiamo, alzatevi, all'impiedi, su, fianco sinistro, avanti, marcia, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Signora, io devo restare? Sicuro? No, volevo delle compagnie piccerelle. Niente affatto, restate. Va bene. Allora, dunque... Ecco, egregio signor sindaco, questa mattina si è trovato questo biglietto nel cassettino della signorina vostra nipote. Vi prego, leggete. Un biglietto? Sì. Dentro un cassettino? Sì. Sto parlando con la direttrice, no con te. Amata Silvia, cieco è l'amor mio per te? Cieca. Ah, da voto. Tu hai la direttrice? No, dico cieca, sta scritto. Cieco. Cieco, l'amor mio. Domani ti aspetto alle 9 lungo la strada nuova. Non essere più crudele con me. Fuggi da questo esilio. Io ti condurrò da tuo zio e se non ti vorrà perdonare, verrai a Napoli con me e sarai felice per sempre. Ti aspetto. Il tuo eterno A. A. A, capibro. Capibro. No, dica A. Che cos'è A? La prima lettera dell'alfabeto. Ossa, cicciucci, ma avaricerissima. Questo poi, illustrissimo signor sindaco, non ve lo saprei dire. Siete convinto adesso perché è fuggita la ragazza e perché vi ha detto tante bugie? Sono ancora la direttrice dei vostri stivali. Io sono il custode dei vostri scarponi, eh? Mi dispiace, vi chiedo scusa delle parole che vi ho detto. Sono proprio scusa, un'altra volta, badate bene a quello che dite, sindaco, perché non so parlare. Ma stia zitto tu, hai capito? Perché se tu non ti vai a comprare un sigaro, quello non te ne scappa. Signora direttrice, io vi prego adesso di aspettare nella stanza dove stanno le ragazze. Fra poco io vi chiamerò. Ma perché, scusate? Fatemi questo favore. No, voglio chiamare mia nipote Silvia. Voglio vedere che faccia fa e che dice quando vedete questa lettera. Ho capito benissimo. Andiamo, Procopio. Sì, vieni di là, vieni. Ui. Ma perché che pulito fa? Eh? So a fare quanto riguarda, levati. È una domanda. Ehi, vatti. Bravo, sono stato ingannato. Non era vero niente. Voglio vedere proprio che faccia fa quando vede questo biglietto. Come andate? Andate a chiamare mia nipote Silvia. Ditele che la voglio qui. Ah, volete qua? Te, qua. A nipota vostra. Sì, a nipota mia, e fai presto. Signor, vi va già a dire una cosa seria assai. E che cosa? Si tratta appunto della nipota vostra. E beh, parlo, di che si tratta? Una mezz'ora fa, ha già trovato niente di meno. Ais, che abbracciava e baciava Ais. Ais? E Ais chi? Non vi potete mai immaginare, eccellenza. Donna Alfonsina, o segretaria vostra. Donna Alfonsina? Eh sì, vuoi vedere che statistica?
ha scritto la lettera. Perciò si è fermato a, cioè Alfonsino. Va bene. Ma sei proprio sicuro, l'hai visto? Proprio tu che l'abbracciava e l'ha baciato? Sì, signore. Vai a chiamare mia nipote. Subito. Silvia, subito. Subito. Ah, eccola qua. Zizi. Zizi, se n'è andata la direttrice? Sì, se n'è andata? Se n'è andata, sì. Ma io vi devo parlare seriamente. A me? Sì. Andate a chiamare Don Alfonsino. Subito. Mo a busca porta chiusa. Ma zio, che cos'è? Che cos'è? Che voi mi avete ingannato? Io? Sì! Non è vero che siete fuggita dall'educandata perché vi trattavano male, no? Ma siete fuggita per coprire la mia casa di disonore. Di obbro. 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 Sì. Non è vero che vi davano da mangiare ciccia, ringra, pesto, no, no, no. Siete fuggita per darvi in braccio al vostro seduttore. Oh, no, no, ah, non è vero, zio mio. Ma non è vero. No. E allora ditemi se non è vero pure questo. Che significa questa lettera? Una lettera? Sì, leggete. Ma io non so cos'è questa lettera. Ma io non so chi l'ha scritta questa lettera. Non lo sapete? No. E allora ve lo dico io, questa lettera me l'ha scritta Don Alfonsino, il mio segretario. Don Alfonsino? Sì! Che... E chi sto non mi vola sta bacia a me? Sì, Don Alfonsino, che voi un'ora fa in casa mia avete abbracciato e baciato. Disonore! Vergogna della mia casa! Oh, zio! 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 Andate! Che cosa c'è? Ma che è successo? Sorella mia! Ma che sorella? Sorella, essa non è più degna di questo nome. Concettella, accompagnatela nella stanza da letto. Poveretta, mamma fa compassione. Signori, volimmi in da camera letto? Sì, volimmi. In da camera letto? E chiamiamo. Che cosa? Che significa questa risata? Non niente, niente. Niente. Voi, Don Alfonsino, prima di tutto uscite immediatamente dalla mia casa e non ci mettete mai più il piede. Ah, ma signor sindaco, perché? Oh, ma perché? E me lo domandate. Ma se non ho fatto niente di male, scusate. Credete che sia niente abbracciare e baciare mia nipote? Ah, ho capito. Enrico, chi lo dirà da voi? Sono così, e botte i cortili. Siete stato voi che l'avete fatta fuggire dall'educandata scrivendole questo biglietto. Quale? Un biglietto d'Achille. Achille? Achille? Chi ha detto Achille? No, no. Ho sentito detto... Achille, chi l'ha detto Achille? No, 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 no. Io non ho detto Achille, l'avete detto voi. Io mai? Voi avete detto Achille? Io? Sì. Questo ma forse mi vanno passare la passataccia, mi vogliono imbrogliare. Basta, signor sindaco, non vi pigliate più collera. No, signor, questo è un imbroglio, ecco qua, che domani vi si chiarirà. Domani uscite immediatamente di casa e non ci accostate più. Ma signor sindaco, dovete sapere. Ma vi ho detto di uscire. Io mi trovo. Vi ho detto di andare via, uscire. Basta. Basta. Oui. Catra, per bacco. Ma io non mi fine, sta tu zitto. Abbiate pazienza, ogni cosa ha un limite. Mi sono stato zitto fino a mo' perché la cosa non si era imbrogliata fino a questo punto. Ecco, ma mo' si tratta di amor proprio. Si tratta del pane. E col pane non si scherza, bella figlio.
Come bella figlio. Sì, signora, avete inteso bene, bella figlio, perché dovete sapere che questo non è uomo ed è appunto vostra nipote Silvia. Sì, è quell'altra, quell'altra, quello che voi avete detto che io ho abbracciato e baciato, e invece Felice è vostro nipote. Ah, teneva una palla in coppo stomaco. E perché questo cambiamento? Oh, per nessuna cosa di male, Cicì. Avendo sentito stamattina che voi non mi volevate neanche vedere, ho pensato di vestirmi da uomo e fingere di essere felice che voi aspettavate da Milano. Ma cioè, allora sei stata tu che sei fuggita dall'educandato, tu? E questa lettera chi te l'ha scritta? Gliel'ho scritta io, signor sindaco. Qui, a sorella della direttrice che è i mustacci. Ma questo quando imbrogli hanno fatto rientrare a casa mia? Ma voi chi siete? Achille Fardini, ai vostri comandi. Amo vostra nipote immensamente e me la voglio sposare. Achille Fardini? Scusate, siete parente al giudice Fardini? Parente? È mio padre. Sono padre? Cioè, è tanto amico mio. Sì. Ma perché state combinati in questo modo? Che mi è successo? Che è stato? Per entrare in questa casa e vedere Silvia. Ho capito. Perciò quando è venuta la direttrice, vai, filato, vai. Zio mio, bro. Mi perdonate. E che per forza ti devo perdonare, perché veramente è uno scherzo che è riuscito alla perfezione. Fatti vedere. Ma io me ne devo accorgere, ma mi abbandonavo per forza. E guardate, ma... Beh, ma Felice, perché sta vestita da donna qua? Perché? Perché, poveriello, non si poteva presentare da uomo per causa di un uguaio che ha fatto stanotte. Uguale? Dinta all'oscurità, abbracciata e basata una figliola. Poi scappando, ha perduto il portafoglio suo con dentro due lettere vostre e biglietti da visita suoi. Il fratello della figliola li ha trovati. Ho capito, guarda, c'è. E come ha fatto la parte naturale? Come ha saputo fingere? Come mi ha coffiato? Volevo sapere perché l'uno quando esce rossa poi diventa bianca. Ma voglio spaccare la capa, cioè, voglio far rimanere rossa per un mese. Vabbè, mo' faccio vedere come sarà lui stesso a confessare tutto. E che volete fare? Vallo a chiamare. Digli che lo voglio io, però non dire niente che ho saputo tutto. Sì. Donna Fonzi, accompagnatela. Oh, voi fate una cosa, voi accavate voi si pari. Oh, va, bravo. E facita la femmina, è nato poco. Vabbè. Signora direttrice? Sì, venite. Portate pure le ragazze. Venite. Sono a voi, signor sindaco. Scusate, signore. Per carità. Mi dovete fare un favore. Fra poco faccio venire mia nipote Silvia qua. Voi non la riconoscerete perché è un uomo vestito da donna. Come? È uomo? E tu sei un animale. Levatevi. Dunque. È stato uno scherzo che mi hanno fatto, sì. Una pazziella. Voi nel vederla dovete dire che la riconoscete, che l'avete riconosciuta immediatamente e che ve la volete portare con voi in collegio. Sì, va benissimo, ho capito tutto. Molto bene. Voi avete capito. Sì, signore! Io pure ho capito tutto. E te non c'è morto, non c'è passa manca pacca. Voi poi, nel vedere la direttrice, direte, oh, sorella. Sorella mia. Va bene. E questa signora chi è? Questo è mio donno, questo è un amico mio. Ma che siamo ingannevoli, signor sindaco. Beh, che ci volete fare? Zitti, stanno venendo. Stanno venendo, zitti. Non dobbiamo andare via. Facciamo. Mi chiamano un'altra volta. Andate via pure voi. Andate. Eccola qua, signor sindaco, non ci voleva venire. Caro zio, ecco qua mia sorella. Si metteva paura di venire da voi. Oh, guardate, paura. E perché? Se ti ho detto quelle parole, è perché ti voglio bene. Silvia mia,
Silviuccia bella, tu non hai nessuna colpa. È don Alfonsino che non doveva fare quello che ha fatto. Ma signor sindaco... Da, silenzio, silenzio voi. Zitto tu, Lazzariello. Voi avete approfittato della debolezza di questa povera ragazza. Ma io sento di averti trapassato troppo. E allora ho deciso di darti una ricompensa. Voglio cambiare nuovamente la donazione e lasciare tutto a te, Silvia mia. Bravissimo! Che bravissimo! Però voglio che tu baci immediatamente la mano alla signora direttrice, chiedi perdono di quello che hai fatto e torni con lei in collegio. E stai frisco. Eccola qua, signora direttrice. Signora direttrice. Eccomi a voi, signor sindaco. Ecco qua, signora direttrice. Vi presento mia nipote Silvia, la quale è pentita di quello che ha fatto e vuole tornare con voi in collegio. Brava, ragazza mia. Adesso ti voglio più bene di prima. Il pentimento è una gran bella cosa. Ragazze, state allegre. La vostra compagna affezionata ritorna fra voi. Brava, brava, Silvietta. Che gran piacere ci hai fatto. Senza di te si era perduto il brio. Si era perduto il brio. Non si scherzava più. Non si scherzava più. Ti giuro che ho pianto. Io ti volevo bene come una sorella, ma adesso che ritorni sento che ti amerò ancora di più. Che sto so pazzi, io sto ingombriaca. Sorella, sorella mia. Cara sorella. Aspetta. Caggia fa sorella. Signora direttrice, scusate. Ma quella vi è sorella? Sicuro! Ha già capito tutto cosa? Basta, a carrozza sta bascia, piccere, vogliamo andare, sì. È naturale, deve venire in collegio. Certo, stasera deve dormire in collegio. Vieni, Silvietta, vieni. Eccomi, vengo. Addio, caro zio. Addio. Cara nipote, chissà se ci vedremo più. Chi lo sa? Signor sindaco, ma che facciamo? Quello viene di tante ragazze. Scusa. Un acco. Aregge, dove vuoi andare? Con le compagne a dormire in collegio? Ti voglio fare a dormire ospedale, ti voglio... Io so tutto, mi hanno detto tutto. E all'ultimo volevo imbrugliarmi. Scusate, ma vostra nipote perché è vestita da uomo? Per venire da me, sapendo che non l'avrei perdonata dopo di essere fuggita. Ma adesso ritorna in collegio. No, perché sposa quel giovane. Sì, Silvia mia. Oh, che piacere. A voi, trasita. Chi è? Qua sta il sindaco. Servo vostra, eccellenza. Sì, sì, che è sta figliolo che Felice ha passato stanotte? Questo è con Morello tuo padrone della trattoria. Bacio la mano, eccellenza. Signor, venite che io. Sì, va bene, stai tranquillo. Mio nipote Felice sposerà tua sorella. Grazie, eccellenza, grazie assai. Sì, dite una cosa. Ma voi la donazione veramente l'avete cambiata? No, non ti preoccupare. Ho lasciato tutto come stava, cioè metà a te e metà a tua sorella. Va bene, perché noi siamo fratello e sorella. Bravo. E qualunque cosa dobbiamo fare metà a me e metà a lei. Molto bene, bravo. Qualunque cosa? Qualunque cosa. Pure se si trattasse di un applauso? No. L'applauso... Dobbiamo fare un poco per uno, lo dobbiamo dividere un poco a te, un poco a lui.